Siamo qui su Sentimento Nuovo, che è stato evocato stamattina, che è un progetto lungo un anno che abbiamo fatto io e Antonio nel 2011 al Mambo di Bologna, ed era un progetto fondamentalmente di incontri, tavole rotonde, a cui hanno partecipato più o meno 50-60 tra curatori e critici, anche artisti, galleristi, collezionisti, più o meno tutti della nostra generazione. Quindi quel progetto aveva un taglio molto molto generazionale e nasceva attorno a una serie di domande che noi abbiamo cercato di porre in maniera abbastanza precisa, anzi direi precisa, sul ruolo e la funzione della critica. L'approdo di quel progetto è questo libro che è uscito invece lo scorso anno, che si chiama Sentimento Nuovo, un'antologia. E, diciamo, siamo particolarmente contenti di esserci oggi, perché, come dire, uno dei nodi problematici che usciva fuori da Sentimento Nuovo era legato al difficile rapporto fra curatela e critica per la nostra generazione. Una gran parte delle persone che abbiamo invitato definiscono curatori, ma e talvolta hanno anche un rapporto, come dire, conflittuale, risolto con la scrittura, nel caso delle persone che abbiamo invitato oggi, e però continuano a svolgere attività critica. E allora una delle difficoltà, uno dei problemi emersi durante le tavole rotonde era proprio questo problema, cioè la difficoltà di riuscire a collocarsi all'interno di una storia, di un racconto, di una linea, che è quello della critica d'arte del Novecento. Quale posizione occupiamo, quale posizione occupano le cose che siamo riusciti a scrivere, a dire in termini critici. E poi l'altra questione, in questo senso, come dire, questo momento con Achille Bonitoliva ci rende particolarmente contenti, sì, dopo arrivo. Ha a che fare invece con la difficoltà di dialogo con le generazioni precedenti alla nostra. E poi c'è la questione legata al rapporto con letteratura, col mondo della letteratura, che noi abbiamo evocato spesso, tantissime volte. Nel 2011, quando pensavamo al progetto, succedevano delle cose e ci sembrava, Vincenzo Latronico, che era una persona, che è uno scrittore e anche un critico che abbiamo invitato molto spesso, diceva: voi vi state occupando o guardate al mondo della letteratura con la sindrome da erba del vicino, cioè ci sembrava tutto più bello quello che capitava dall'altra parte. Diciamo, mentre noi pensavamo al progetto, succedeva che c'erano gli incontri di TQ di 30-40, succedeva che usciva libro che era una riflessione sulla critica, che si chiamava Dove siamo, ed era proprio curato da Andrea Cortellessa. Succedeva che c'era un dibattito, no, che attraversava le pagine dei quotidiani, per noi una cosa, un miraggio, sui ruoli e la funzione della critica. Un anno prima addirittura di questa antologia di Sentimento Nuovo ci è capitato tra le mani questo numero di Allegoria, che è una rivista universitaria che è dedicata appunto alla critica letteraria, e più o meno ha delle modalità. Anche lì il libro parte da una serie, il numero della rivista parte da una serie di domande simili a quelle di Sentimento Nuovo. Allora sarebbe bello che in qualche modo questa tavola rotonda eventualmente tornasse, voi siete stati a Sentimento Nuovo, e tornasse su alcune delle questioni di quel progetto, ma anche su alcune delle questioni che sono state poste stamattina. E quindi di tutte queste cose discutiamo con Giulia Piscitelli, che è un'artista che presumo la maggior parte di voi conoscano, con Maria Grazia Messina, docente di storia dell'arte contemporanea all'Università di Firenze, con Luca Cerizza, critico d'arte e curatore. Luca partecipò ad un incontro di Sentimento Nuovo, e mi ricordo che fu importante la sua presenza perché aveva appena scritto all'epoca una delle pochissime sintesi sull'arte italiana, che si chiama L'uccello e la piuma. E poi Luca Lopinto, curatore, cofondatore della rivista Nero e da poco nominato curatore alla Kunsthalle di Vienna, e Barbara Casavecchia, critica d'arte e curatrice, collaboratrice fissa di molte riviste,
italiane e internazionali e anche dei quotidiani, cioè Barbara è tra i pochissimi critici della nostra generazione che in qualche modo ha avuto l'opportunità di uno spazio all'interno della stampa nazionale. E, Antonio, passerei a te la parola per cominciare. Sì, allora proviamo, insomma. Intanto vi ringrazio tutti quelli che hanno avuto la forza di rimanere fino a quest'ora e anche per noi è abbastanza, insomma, arriviamo tutti quanti un po' stanchi, cercheremo di essere il più brillanti possibile, anche di creare magari una situazione il più dialogica possibile di conversazione anche tra di noi, anche per rendere tutto più fruibile, visto che insomma di spunti ne sono stati messi molti, e anche per introdurre quello che vorremmo fosse un momento poi di dibattito aperto al pubblico, a cui abbiamo voluto nelle nostre intenzioni lasciare anche molto tempo in fondo a questi incontri. Beh, da cosa partire? Cerchiamo magari di ricollegarci ad alcune cose che sono state dette prima, no? Di modo uno spunto che secondo me può essere molto interessante, che credo sia cruciale anche che rispetto anche alla questione di cosa significa essere un critico oggi, sono alcune delle cose che ha detto prima Achille Bonitoliva. Io devo dire la verità, questo progetto è del 2011 che abbiamo fatto con Davide, ma più o meno su queste cose abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2009, e la grande questione che per una persona della nostra generazione rimane sempre sullo sfondo quando si parla di critica, in realtà è quella della relazione tra critica e curatela. Devo dire la verità che nel corso degli anni sono giunto a delle conclusioni molto, mentre all'inizio ero molto più asettico nel giudizio, devo dire la verità che sono giunto a delle conclusioni anche abbastanza simili a quelle che elencava prima Bonitoliva nel giudicare i curatori della nuova generazione, nel senso che anche per quel che mi riguarda non faccio fatica a trovare dei curatori bravi che stimo, che credo facciano un lavoro fantastico, però ci sono delle metodologie per come si sta sviluppando la curatela oggi, ci sono tutta una serie di metodologie operative che credo dovrebbero essere viste in maniera se non altro problematica, analizzata maggiormente, mentre invece credo che non venga fatta più di tanto, nel senso che Bonitoliva diceva che la sua è stata la prima generazione dotata di passaporto. La nostra forse è stata la prima generazione dotata di voli low cost e dotata di internet. Questo ovviamente è uno strumento straordinario, è stato per noi, ed effettivamente io sento uno scarto gigante rispetto alle persone della generazione subito precedente, anche solamente a livello numerico. Le persone che oggi vogliono fare i critici, che fanno i critici o che fanno i curatori sono tantissime di più, e c'è una competizione gigantesca che credo sia anche molto positiva. Mentre invece tutto sommato fino agli anni 90 credo non fossero così tante le persone che si provavano in tutto questo, ma credo ci sia anche una componente di, e questo ha permesso di entrare in contatto con anche molte conoscenze, ma credo ci sia una componente anche problematica in tutto questo, nel senso che la modalità in cui si è impostata la figura del curatore, diciamo, della mia generazione, se non anche quelle più giovani, che leggermente più giovani, che forse è ancora più accentuata, è quella di una figura che continuamente attraversa il globo, desidera attraversare il globo viaggiando di paese in paese, di biennale in biennale, di fiera in fiera, in una... pensavo volessi... quasi tentando di replicare quella che è una modalità operativa che ai suoi livelli più estremi è stata creata ad esempio da una figura come Ansuri Cobrist. Tutto questo finisce per rendere quella che è la figura del curatore una figura, alle volte per utilizzare una metafora abbastanza brutale, mi viene da dire che quello è il lubrificante quasi di tutto il sistema dell'arte, quello che permette una trasmissione delle informazioni velocissima, anche migliore di quella che è la rete internet, perché la rete internet in realtà trasmette tutto e quindi tutto non va bene, mentre invece i curatori sono già una figura selezionata.
trasmettono informazioni, portano voci che capitano a New York, a Berlino, a Londra, dove vi è la necessità di sapere quale sarà il nuovo nome caldo su cui andare a puntare. Come accennava ad esempio Emanuele Trevi, lui faceva un ragionamento globale di culturale, c'è un continuo ricambio di nomi, di temi, di informazioni che vanno continuamente a sostituire l'una all'altra, e da tutti gli effetti la curatela si propone in questo modo. Usavo appunto la metafora del lubrificante, no? di una figura che deve tendere a far scivolare tutto quanto il più veloce possibile, nella modalità migliore possibile. Spesso ti capita di sentire cose come, no? Una galleria ha la necessità di entrare in contatto con degli artisti, e a tutti gli effetti il coinvolgere un curatore che ti può permettere di arrivare a questi artisti è un modo per abbattere determinate barriere. È un problem solver da un certo punto di vista, e nella maggior parte dei casi. La figura del critico, per come si è sviluppata lungo gli anni, può essere vista nella sua, diciamo, astrazione migliore, invece quasi in maniera antitetica, come una figura che è volta al sollevare dei problemi, al problematizzare continuamente, ad analizzare continuamente le cose, complicandole anche. Sembra quasi che di tutto questo oggi... Tutta questa forma di problematizzazione, di creazione di un ostacolo all'interno di un flusso di informazioni, oggi non ci sia bisogno, o possa sembrare una figura desueta. Dico questo perché appunto questo percorso di ricerca che abbiamo fatto insieme con Davide in questi ultimi anni mi ha ad esempio portato ad abbracciare maggiormente, o a tentare di abbracciare maggiormente, quella che può essere una mia idea che mi sono fatto di quello che significa essere un critico oggi, quindi a vedermi magari anche maggiormente come un critico che cura anche delle mostre, mentre invece per molti dei miei colleghi può essere avvenuto il percorso contrario. Anche prima, quando accennavamo, chiacchieravamo un pochino con Luca Lopinto prima di questo incontro, emergeva appunto ad esempio il modo in cui lui si è relazionato con questa duplice figura, che per lui diventa ancora più complicata perché si tratta di una persona che edita anche una rivista, quindi maggiormente si presume che possa avere a che fare con le parole, con i testi suoi, con la sua scrittura e con la scrittura degli altri. Quindi vorrei chiedere a Luca di parlare nello specifico di come lui ha vissuto questa duplice compresenza all'interno di un unico corpo, della figura di un critico, di una persona che scrive e di un curatore. Allora, prima di tutto non mi sono mai considerato un critico d'arte, avendo molto rispetto per i critici d'arte che ho sempre ammirato, che poi in realtà tutti i critici d'arte che ho ammirato non sono dei critici, o almeno non vengono direttamente... E sono figure che appunto ne parlavamo prima, come Mario Diacono, Emilio Villa, o anche persone che sono state dei testimoni dell'arte, come, non so, Lisa Ponti, quindi quasi delle filastrocche, o degli scrittori che si sono confrontati con l'arte. Forse perché sono dislessio, mi sono sempre trovato meglio con la scrittura espositiva, come diceva prima Bonito Oliva, nel senso di invece di scrivere sull'arte, di scrivere con l'arte, interagendo direttamente con le opere, e con gli artisti. E nonostante oggi poi ovviamente tutto il discorso, la riflessione, il dibattito sulle mostre, appunto sulla scrittura espositiva, oggi al centro i dibattiti, i libri, i corsi universitari, come dire, non si riflette nella realtà, che poi le mostre veramente provano a fare uno scarto e lo fanno realmente. Poi sono molto poche, almeno parlo personalmente, che ho visto anche negli ultimi tempi. Diciamo, forse la mostra che più ha sconvolto la mia visione dell'arte inserita nei codici di una mostra, forse è quella di Pierre Wig, che è una mostra che abolisce totalmente e fa svanire la figura del curatore.
L'approccio con cui faccio la rivista è simile, in quanto non scrivo volutamente, ma la scrittura è nell'editare, nel mettere insieme dei contenuti e gli ingredienti cercando di dargli un senso. E quindi, senza, adesso mi dilungo e annoio parlando troppo della rivista, facevo solamente un breve appunto rispetto alla letteratura, che negli ultimi 2 anni, cioè proprio una rubrica che si intitola Exercise in Coherence, che mette accanto, associa, giustappone un testi soprattutto di poesia con delle immagini, con delle fotografie che non hanno alcun legame, è proprio per creare da 2 elementi che si scontrano un risultato terzo. E c'è stata volutamente un'attenzione a ridare in luce, non in senso generale, ma soprattutto per la nostra generazione, di figure come Amelia Rosselli, come Dario Bellezza, ultimamente Parise, o artisti come Filippo De Pisis, che hanno scritto delle grandissime pagine di letteratura. E quindi c'è stato anche questo sforzo di riportare, anche di ridare valore anche alla poesia, che diciamo prima. E questo nasce soprattutto da un senso di colpa quasi generazionale, che confrontandomi soprattutto con gli artisti di una generazione che oggi hanno tra i 70 e gli 80 anni, ecco, la poesia era linfa vitale, era un qualcosa che torna in continuazione. E devo dire, nella nostra generazione, un po' come il teatro, la musica classica, la poesia, sono forse è il tempo il anche uno dei motivi per cui non c'è questa ricerca, anche se a livello soprattutto in Europa, in Inghilterra in particolare, si assiste da parte degli artisti, no? Un grande utilizzo della poesia, c'è un continuo anche citazionismo, riutilizzare, no? Degli esempi della poesia visiva o poesia concreta. E, mi sono perso, qual era il punto? Era sul tuo rapporto con la scrittura, appunto, della dislessia. Beh, che ha molte vicinanze con anche la poesia. La scrittura è come dire, ovviamente mi piace molto scrivere, ed è spesso o legato alle mostre o in generale mi interessa molto più conversare con gli artisti, cioè la forma quasi di oral history, che non è un'intervista, è proprio una conversazione lunga e questo sto cercando di porto avanti ormai una serie di quasi una rubrica di conversazioni con tutte delle persone semplicemente che hanno vissuto un'epoca, sono stati protagonisti per me di un'epoca che non ho potuto vivere, e invece di leggerla sui libri ho l'occasione, no, di dialogare direttamente con loro. E in generale la scrittura espositiva, come dire, mi interessa perché la trovo più orizzontale. Già quando studiavo non amavo molto quando leggevo, no, dei testi dove tra l'opera e l'interpretazione c'era una grande distanza. Ovviamente, detto questo, amo essere sorpreso da un'interpretazione che dà una lettura anche molto, molto forte di un'opera. Semplicemente avviene raramente, e questo proprio a dimostrare che poi
non è un problema l'emerge la figura del curatore rispetto a quello del critico, cioè Achille Buitoria ha ragione al dire che paradossalmente oggi, dove ha assunto una grandissima centralità il ruolo del curatore, paradossalmente però si è svuotata anche di forza, perché è diventato, no? Cioè, tutto si è un po' professionalizzato, no? Si studiano e si ripetono i soliti, no? Le solite mostre, i soliti, no? I modelli sono sempre gli stessi, anche raramente si provano a deviare. È interessante anche il caso della mostra di Celant, no? A questo proposito, e che è una mostra per me che come mostra non mi ha colpito, ma se la leggo come una sorta di saggio in 3D, dove invece di leggere un saggio con delle immagini vedo queste immagini in tre dimensioni, credo sia interessante, e con l'effetto di avere delle opere reali che sembrano finte, sembrano delle scenografie. E ecco, non so quanto è voluto, però in generale la potenzialità delle mostre è proprio per me questo, nel non fare manutenzione, ma anzi di prendere come si può fare con le parole, con la critica, con la letteratura. Semplicemente, ecco, mi sento più capace a farlo con il linguaggio delle mostre. Questo. Sì, quello è interessante. Rispetto anche a una certa. È emerso un pochino, soprattutto nel primo incontro, anche questa idea di teatro, no? A un certo punto è venuta fuori. Prima ne parlavamo un pochino anche con Luca. In realtà credo che, ad esempio, quella mostra di Celant sia molto interessante da quel punto di vista di cui parlavi tu, proprio perché sembra quasi, no, un rimettere in maniera teatrale, iper teatrale, riperformare una cosa del passato, no? Ci sono stati tutta una serie di grandi autori, ad esempio del secolo scorso, che hanno visto l'attività critica in realtà come un'attività performativa, no? Se prendiamo un Carmelo Bene, che è una figura che ad esempio è stata di molto vicina ad esempio anche ad un Emilio Villa, vedeva la figura dell'attore l'unica vera personalità critica capace, attraverso il riperformare in atto di un testo morto ormai del passato, di riportare in vita, no? Per uno come lui l'unica attività critica possibile era quella. Ma anche ad esempio un autore che sta ritornando anche molto in voga come un Karl Kraus ha basato tutto quanto il suo lavoro di critico, di citazionista, proprio su questo riperformare elementi ormai passati e ormai morti, no? C'è anche un certo tipo di... Se pensi anche a diversi progetti Pierre Balblanchi, in alcuni casi è lui stesso, no, a performare. Assolutamente, anche... Volendo si può rivedere anche tutto il fenomeno della post-production, ad esempio, che oramai è un po' passata, ma volendola rivedere in questi termini è possibile insomma vederla anche sotto da questo punto di vista. Non so se Davide... No, non su questa cosa, volevo semplicemente tornare su una piccola cosa che Luca ha detto, e voglio porgli una domanda in maniera semplice e anche un po' ingenua. Io so fare solo domande semplici e ingenue. E riguarda, perché tu hai parlato prima del tuo rapporto con Mario Diacono e con Lisa Ponti, e riguarda una cosa di cui parlava anche prima Achille Bonitoliva, cioè però davvero mi piacerebbe parlare dal nostro punto di vista, cioè abbiamo tutti, e tu sei uno dei pochi, anche Luca e anche Barbara, per la verità l'altro giorno ci siamo incontrati e Barbara mi ha indicato, non ero a Milano mentre c'era la presentazione, il libro recentemente pubblicato degli scritti apparsi sui quotidiani di Lea Vergine. Luca invece ha comunque lavorato, no, su critici di altre generazioni, per cui in realtà la domanda la faccio a tutti e tre. Vi chiedo per quale ragione la nostra generazione si è in qualche modo sottratta al dialogo con i maestri o con i fratelli maggiori, cioè perché è così difficile per la nostra generazione dialogare, conversare con loro.
e quali possono essere le modalità di uno scambio teorico, no, con i vecchi, con i più vecchi. Grazie. Ma non si no, diciamo i non giovani. Tu sei il fratello maggiore, abbiamo già detto. Ma personalmente ho difficoltà a parlare in generale, nel senso forse è dato uno da non so, pigrizia, non c'è l'interesse, non c'è memoria, non, devo dire personalmente ho sempre trovato una quasi sempre una grande volontà, no, di dialogo, anche nei casi di personalità molto anche difficili o molto chiuse. Anche Mario è un esempio fresco, ma con cui ho, mi sento molto molto legato, ed è, ma tutta quella generazione per me è fondante, proprio perché essendo immerso con dei ritmi, appunto il tempo torna di nuovo, nel senso vivendo comunque una temporalità ultra concentrata, il dialogo con queste, con gli artisti, con i critici, con quella generazione mi porta, come dire, a tenere un piede qui e un piede là, mi aiuta da un punto di vista esistenziale e professionale, quindi è un qualcosa che anche ho difficoltà a scindere, nel senso che anche l'esigenza di non è solo fare una conversazione, cioè non finisce mai lì, cioè quasi mai finisce lì, proprio perché è, non so come dire, non è un compito a casa, sarà un po' naif il discorso, però è così. Scusate. Personalmente, no, in verità è una cosa che io personalmente sto facendo forse sempre di più. No, da stavo pensando prima, forse fa parte di un tragitto all'inizio cercare di andare dritti, andare davanti o crearsi un proprio linguaggio, dei propri compagni di viaggio e poi iniziare piano piano. A me personalmente forse un episodio da questo punto di vista, ma anche rispetto agli artisti, che è stato importante quando curai questa mostra, quando invitai Tino Sega nel 2004 in una mostra da Minini, mi ricordo che una di queste mi aveva invitato per i suoi 30 anni, erano 10 anni fa infatti, a fare una serie di mostre da lui. Mi ricordo che avrei voluto fare una mostra con uno degli artisti tipo Buren, Dan Graham, e in quell'occasione invitai Tino Segal, che lavorava poi insieme nella mostra, invitai anche Robert Berry e Ian Wilson, anzi presi dei lavori in verità questo recupero di un nostro passato anche recente, credo di farlo molto, sia dal punto di vista dell'arte sia dal punto di vista della critica, qualche anno fa, anche se girato poco perché era una cosa fatta più o meno privatamente, curai questa antologia di scritti di Giovan Battista Salerno su Boetti, testi stupendi secondo me, tipo una trentina di testi che Salerno dedicò in tanti anni tutti a Boetti, con una specializzazione che adesso per noi così deboli e diffusi, come direbbe Branzi, sembra incredibile, sembra eroica veramente. E adesso sto lavorando in un'antologia di testi su testi di Tommaso Attini, mi fa piacere che Bonito Oliva lo abbia citato prima, che è un lavoro su 50 anni di testi, dai suoi primi testi su Pistoletto nel 64 fino agli ultimissimi. Forse va insieme a una specie di nostra anche rischiosa e pericolosa, non dico involuzione, ma insomma autointerrogazione, che forse il mondo occidentale, se la sta facendo molto grossa, ma sta vivendo molto in questi ultimi anni, no? Di minore spinta al futuro e di guardarsi intorno, di guardarsi indietro. E da questo punto di vista forse sì, è un riflesso anche di un percorso mio personale, dove vado a cercarmi dei riferimenti o delle... e quindi anche un lavoro recentemente che abbiamo fatto con Fabio Sargentini, un'intervista e un testo che adesso uscirà, ma un'intervista che gli ho fatto, che è stata vista durante questo convegno che abbiamo fatto a Milano qualche giorno fa su Brenno d'Orte. Su questo no, io credo che una prima risposta un po' provocatoria sarebbe perché non l'abbiamo fatto, ma non ce l'hanno mai chiesto all'inizio, voglio dire, cioè nel senso la generazione
la generazione fosse prima di noi. Non mi ricordo, c'era un dialogo, c'è ancora in parte, no, forse no, ma non mi ricordo che siamo stati coinvolti in questo senso. Forse allora sono loro che non hanno voluto. Sì, forse non eravamo all'altezza, o forse erano spaventati, o forse, ma non mi ci sono alcuni casi ovviamente, non so, e forse questi casi poi sono stati fruttuosi, ma penso al dialogo Bonami Massimiliano, Johnny, no? Cioè, nel senso che poi in verità c'è stato vicendevole, poi parlo di una generazione diversa, una generazione più vicina, quindi le Vettese e quel tipo di generazione lì. Forse mi sono perso un po' anch'io, però no, dal mio punto di vista non c'è anzi assolutamente una preclusione, anzi c'è proprio una curiosità in questo senso. È un lavoro di... Sì, Luca, su questo siamo credo anche abbastanza vicini, no? C'è un lavoro anche, poi magari ne parleremo, riguardo la scrittura, che alle volte è un lavoro appunto di curatela nella scrittura, vuol dire editare un testo, vuol dire magari... Ma c'è un lavoro dietro anche di attenzione, di ascolto verso queste persone, verso l'oggetto del tuo studio, che non è necessariamente un testo in prima persona, un grande testo in prima persona, ma è un ascolto, è un aiuto, è una facilitazione, che credo che sia comunque un'opera importante, magari un po' più di retroguardia, meno narcisistica, ma importante. Anche perché, come dire, nel caso italiano, qua chiudo, scusatemi, un intervento lungo, i casi di Salerno e di Trini sono anche per me una possibilità di, se vogliamo, di uscire possibilmente da questo ping pong che per tanti anni, vista anche la caratura dei personaggi, di cui uno era qua prima, a cui abbiamo assistito e abbiamo anche forse subito, e ancora spesso vediamo no, dialogare in situazioni, ma anche sulle riviste, per dire. Quindi ritrovare, come diceva Luca, ad esempio, una figura come Diacono, che escono da questo binomio e da questa lotta tra titani, mi sembra una funzione importante, una funzione di onestà in qualche modo. Sì. Volevo attaccarmi ad una cosa che stava dicendo Luca, e la dico con tutta la naivete del caso, cioè credo che in molti casi, mettiamo il mio, ci fosse anche una sorta di istintiva insofferenza nei confronti di alcune cose che erano successe in anni non così lontani, e quindi, come penso molti, nel momento in cui ti metti a qualche titolo, perché poi io ho veramente una formazione poco lineare. Ho studiato storia dell'arte, ma non ho fatto lo storico dell'arte, ho frequentato la scuola di specializzazione, non ho dato la tesi, mi sono messa a lavorare a Flash Art facendo le traduzioni, ho accumulato lavori e poco alla volta i lavori sono diventati un lavoro che però si è disperso su un sacco di formati diversi e ha continuato a farlo. Allora, cioè, i miei modelli di riferimento, magari in quegli anni, avendo poi studiato sia in Italia che in Inghilterra e negli Stati Uniti, guardavano da un'altra parte, cioè anziché incastrarmi in quello che era diventato un dibattito anche molto nazionale tra generazioni, mi interessavano di più degli spazi proprio di uso della comunicazione, ma anche di sovversione della comunicazione. Mi piacevano, non lo so, le storiche critiche dell'arte come Marcia Tucker, che ha fondato il New Museum a New York, che si riappropriavano di una tradizione del femminismo e anche, come dire, di un'ironia profondamente liberatoria nei confronti di tutto quello che il linguaggio autoritario si era portato dietro. Io non credo che sia così casuale se, per esempio, cioè, Luca si è occupato di Giambattista Salerno, Tommaso Trini, Mario Diacono, non sono esattamente figure, no, per carità, Luca, entrambi, così siete lucati, ma non sono state figure mainstream e non lo sono tuttora, cioè sul versante così di chi scriveva al femminile posso citare l'ovvissimo caso di Carla Lonzi, che viva Dio, insomma, nell'arco degli ultimi anni è ritornata ad essere letta e discussa e riappropriata e anche molto messa sui piedistalli, per riprendere una cosa che si diceva stamattina, prima
Davide parlava di Lea Vergine, che nel mio caso è una persona che vedo, frequento, con la quale discuto, per cui non so, magari è proprio una vicinanza sentimentale più che necessariamente di confronto per iscritto, non so come, ma quindi quello che io vedo succedere poi in quello che tu dicevi, la oral history, è buffo, ma anch'io mi sono ritrovata a fare lunghissime conversazioni. Quando ho letto la tua su Lisa Ponti, che è uscita su 00, l'ho amata furibondamente, anche io avevo avuto il piacere di incontrare Lisa Ponti qualche anno prima e chiacchierarci molto a lungo, e quindi ho costruito una parte delle mie lacune attraverso le conversazioni. Forse, non lo so, è anche un portato dell'età, credo, cioè che si parta a lavorare moltissimo sul presente, il contingente, si esce con gli artisti della propria generazione, ci si chiacchiera, ci si conosce e poi poco alla volta si fa posto anche ad altre cose, però nel mio caso credo che questo sia stato un filone abbastanza evidente. Forse ora c'è posto per ascoltare altre cose, prima non ne avevo una gran voglia, francamente. Senti Barbara, io volevo condividere con te, visto che il microfono tienilo, e due problemi che noi abbiamo avuto nel fare questa antologia. Il primo ha a che fare con il fatto che tutti come dire, gli critici che ci piacevano, no? Ci mandavano i testi che noi provavamo a selezionare, a confrontarci, e quindi attraverso un confronto naturalmente su questi testi. E la gran parte di questi erano scritti per artisti stranieri, no? E pochi in percentuale per artisti italiani. E questa è una cosa che credo ci differenzi in maniera abbastanza netta dalla critica letteraria. E l'altra questione, e che riguarda invece più direttamente il tuo testo, è che se uno apre questa antologia non c'è il testo di Barbara Casavecchia. Allora alcuni ci hanno detto, ma siete matti, non c'è Barbara Casavecchia, vabbè, amen, non c'è, ormai non c'è più. Però la questione è che in realtà noi cercavamo un incontro su un testo, il testo era quello che tu avevi scritto per Kaleidoscope, però, come dire, c'era il problema della traduzione, cioè era un testo che tu avevi scritto in inglese e che avevi difficoltà a tradurre o a trovarti tradotto in italiano, e su questo ci siamo un pochino arenati, come dire. E allora mi piaceva molto fare con te, o che tu facessi una riflessione su come questa questione del bilinguismo della critica d'arte, no? Dello scrivere in inglese, dello scrivere italiano, del raccontare l'Italia per il fuori o del raccontare l'Italia per un pubblico italiano e un pubblico di persone che vivono in Italia, no? Perché ci sono tutti questi aspetti, sono in qualche modo compresenti, no? nel lavoro che ognuno di noi ormai fa sulle riviste o attraverso i testi che scrive. Anche perché tu sei uno dei pochi che è riuscita anche a raggiungere, che ha lavorato in vari contesti, no? Dal contesto più maggiormente teorico per addetti ai lavori come può essere un frizz, fino invece al tentare di comunicare quello che sta accadendo all'interno del mondo dell'arte contemporanea, anche invece con strumenti come può essere di La Repubblica delle Donne, insomma la pagina locale di Repubblica, no? se non sbaglio, di Milano. Sì. Sì, io ho sempre scritto dove riuscivo a scrivere, onestamente, e senza preoccuparmi troppo di fare gerarchie di formati, nel senso che poi magari la difficoltà è cercare di scrivere in modo che vada bene per tutti i formati ed è abbastanza complicato, però io sì, collaboro con alcune testate straniere e scrivo in inglese, non scrivo in italiano quando scrivo per le riviste straniere, perché con il passare del tempo sono arrivata alla conclusione che è più facile, cioè è molto più complicato perché ti manca una parte viva del vocabolario della tua lingua, è molto faticoso essere tradotti in un'altra lingua dove poi insomma ci sono sempre infinite possibilità di fraintendimento, a volte anche fruttuose perché poi si sviluppano discussioni, però lo stesso non è esattamente la tua voce. Stamattina Manuela diceva, Emanuela De Cecco, la quale sono anche sempre grata perché si è iniziata a lavorare a Flash Art, colpa sua, anzi merito, cioè, più colpa, non so. Sì, è lì Manuela, è là. Là. Nel raccontare che cosa
pensava rispetto al ruolo del critico, insomma, del lavorare nella dimensione della critica, Manuela diceva: cosa posso trasformare io col mio lavoro, come posso ripristinare delle forme di ascolto? Ed era solo un frammento di quello che lei stava dicendo. Io mi sono sempre chiesta se potesse in qualsiasi modo quello che scrivevo arrivare ad un pubblico, e in che misura quel pubblico potesse non essere solo il pubblico del mio paese, cioè nel senso che uno dei problemi con i quali fa anche abbondantemente a pugni, credo, la realtà dell'arte italiana, e poi magari ci dice qualcosa Giulia, che è molto più a pieno titolo nel ruolo di dirlo di chiunque altro, è che è difficile essere visti, essere ascoltati o avere una dimensione di presenza a volte a livello internazionale, e quindi il desiderio di scrivere in una lingua che non è solo la mia e di non comunicare unicamente con delle testate che sono lette all'interno di questo circuito, per me è stato anche animato con molta semplicità, cioè dal desiderio di fare da tramite. Per quanto riguarda il testo di cui tu parlavi, no, era solo per dire, io quel testo l'avevo scritto in inglese a partire da New Italian Epic, che riguardava un problema molto italiano, però era scritto in inglese pure lui, cioè, per dire, cioè con il bisogno di definirsi in quei termini, e cercava all'interno di un numero di una rivista italiana, però bilingue, come sono peraltro tutte le riviste italiane dell'ultime e penultime generazioni, che hanno i testi in italiano e in inglese, o sono diventate quasi completamente inglesi, come per esempio Kaleidoscope, l'avevo scritto in inglese, cercando di raccontare quello che a mio avviso in quel momento, che oramai si parla di qualche anno fa, era una sorta di problema paradossale, perché si parlava dell'Italia in tutto il numero, io cercavo di raccontare il paesaggio italiano e dicevo che paradossalmente non se n'era occupata tanto l'arte, se n'era occupata molto la letteratura, se n'era occupato il cinema, se n'era occupato il teatro, eccetera, eccetera, eccetera. Con il tentativo piccolissimo di portare fuori, cioè, quello che stava succedendo, ovvero, cioè, restituire la temperatura di una qualche vivacità culturale all'interno del dibattito di questo paese, per dire, insomma, capita. Nasceva da lì, cioè, il desiderio di scrivere in inglese e tenerlo in qualche modo in inglese, perché era nato con questo faticoso duplice. Il problema del tradursi all'esterno credo che sia uno dei problemi giganti con il quale si confronta la critica d'arte, ma in senso cosmico, cioè non solo da una lingua all'altra, ma anche per quale pubblico. Insomma, stamattina veniva evocato il fantasma dell'eresia catara, però è un problema abbastanza concreto, cioè per chi scrivi, chi ti legge, dove ti legge e in base a quale criterio. Cioè, in questo senso, sì, a me va benissimo scrivere dappertutto, cioè nel senso, mi va bene scrivere per le edizioni digitali, mi va bene scrivere per le riviste, cioè mi interessa la possibilità che ci sia un pubblico che non è quello degli addetti ai lavori. Se poi ci riesco o meno non c'entra nulla, però quantomeno la tensione ad andare in quella direzione c'è, e anche la tensione a non rimanere all'interno, come dire, delle questioni a volte un po' troppo parrocchiali con le quali ci ritroviamo a misurarci. Se volevi dire qualcosa su... No, ma l'ala sinistra forse... Sì. No, nel senso che forse... sarebbero, però... Forse una piccola cosa che vorrei chiedere a Giulia, perché aveva ragione Barbara, forse Giulia è anche la persona più indicata per poter parlare anche, no, della direzione di sguardo che hanno i critici italiani, no? E è molto interessante, perché sempre rispetto anche a quello che abbiamo notato io e Davide quando abbiamo fatto tutta questa ricerca di testi, e cercavamo soprattutto testi scritti da persone più o meno della nostra generazione, della generazione subito precedente, scritti
su artisti o della nostra generazione o della generazione subito precedente, e vedevamo che a tutti gli effetti, mentre alcuni avevano scritto molto, tanti, anche molto bravi a tutti gli effetti, anche stimati così, avevano scritto davvero pochissimo sugli italiani, diciamo delle ultime generazioni, il che secondo me la dice anche molto lunga. E io devo dire la verità, il tuo lavoro, non sono mai un esperto del tuo lavoro, ma lo seguo da molto, sei un artista che lavora anche da molti anni e anche con un certo successo, sei anche uno degli artisti forse italiani della tua generazione con un curriculum più interessante, ma al tempo stesso non mi sembra che ci sia stata una produzione critica, correggimi se sbaglio, equivalente anche a livello quantitativo rispetto a quello che tu hai fatto sul tuo lavoro. Al tempo stesso vorrei chiederti se questa cosa è vera e se nel momento in cui i critici hanno scritto di te, come ti sei trovata rispetto a questi testi che sono stati prodotti sul tuo lavoro, quindi anche un giudizio qualitativo su tutto questo. Allora, divido in settori. Sì, sì, libera di... ok. La prima cosa... per me voglio precisare rispetto al rapporto che ci può essere tra il confronto tra il critico di oggi e quello del passato. Prima cosa è che il tempo rispetto a 40 anni fa è completamente diverso, cioè lo stato politico-sociale è completamente diverso. Allora aveva un senso negli anni 60, ma anche negli anni 80, che magari Giulia Piscitelli fosse in netto contrasto con Achille Bonitoliva, ad esempio. Questo è il mio pensiero, perché era un momento particolare dove dei ruoli erano ancora separati. Oggi questo è molto cambiato, cioè così come viene tutto, diciamo, un po' massificato e unificato da internet, così i ruoli dell'artista, del teatro, musica, curatori, ha una nuova definizione, cioè camminano insieme perché hanno un obiettivo che forse era lo stesso di quello precedente, però è cambiata la modalità. Quindi mentre prima aveva diciamo un senso questo combattimento, perché c'era ancora, eravamo ancora i figli del dadaismo, del fluxus situazionismo, e quindi c'era ancora il seme di dover combattere, e quindi era giusto che c'era questo combattimento. Oggi è di distruggere per costruire. Ora che è stato distrutto tutto, non ha più senso questo tipo di combattimento, spero di spiegarmi bene, e quindi il tipo di costruzione, il tipo di relazione è diversa oggi, quella che posso avere io con un curatore rispetto a quella che potevo avere rispetto 20 anni fa. Poi però voglio sottolineare che di base quello che unisce è comunque un salto nel vuoto. Quello che può unire a un curatore degli anni 60, un gallerista degli anni 60, a un gallerista e a un curatore del 2020, è sempre un salto nel vuoto. Quindi cambiano delle modalità, cambia un sistema, ma il senso
credo sia sempre lo stesso. Poi posso anche spiegare che intendo per salto nel vuoto, magari. E questo è quello che volevo dire tra tra la critica di ieri e la critica di oggi. E rispetto al tempo, il tempo è, quando sei nel vuoto hai una sospensione del tempo e dello spazio, quindi o hai 70 anni o ne hai 32, poco cambia. E quindi al di là dell'età è il senso delle cose che una persona, un critico, un artista, un poeta, un marinaio, è il senso di quello che fa, di quello che è soprattutto. E quindi credo che le cose sono quasi sempre le stesse, eterne. Sì, no, capisco benissimo quello che no, la questione del tempo è centrale, anche questa l'ha tirata fuori poco fa Luca Lopinto, e anche stamani è emersa, no? Nel cercare anche di andare al di là di un continuo, no? Ricambio che però è problematico, perché poi la nostra generazione è quella che maggiormente ha utilizzato la parola contesto, la parola no, in situ, cioè c'è un continuo guardare invece a quelle che sono le condizioni momentanee, che per l'amor di Dio è giusto, e rispetto magari a quello che veniva fatto in passato, dove si tendeva a minimizzare tutto questo, è stato importante, però forse siamo arrivati anche a delle estreme conseguenze del contesto, e mi sembra che spesso molte persone del mondo dell'arte, ma non solo, abbiano una tendenza ad abbracciare così tanto il contesto che poi nel momento stesso in cui questo contesto cambia o viene sorpassato dal corso degli eventi finiscono per essere datati anche loro. Questa è una entra in gioco la scelta, quello che una persona sceglie di essere, nel senso è noi abbiamo a disposizione un tempo preciso, e in quel tempo noi dobbiamo scegliere varie cose. Faccio un esempio. Racconto una cosa, perché sapersi molto vicini, mi chiedo, vicini a chi e vicini a cosa? Me lo chiedo sempre, non solo oggi. E allora racconto una storia, mi chiedo sempre, l'arte, io che la pratico, la faccio, la modello, la manipolo, mi chiedo anche sempre, tu hai una giacca nera, questa giacca ha due colori, perché una parte di questa giacca è stata stinta con la candeggina, probabilmente, però è una giacca. Io faccio dei lavori, delle stoffe che stingo con la candeggina. Uso un sistema, diciamo, hippie, vai, diciamo, no? Quale può essere la differenza tra quello che poi gli altri definiscono un lavoro d'arte e una giacca? Perché abbiamo usato la stessa cosa?
Ora, rilegandomi a un salto nel vuoto, poi non è detto che io riesca a farlo, sto salto nel vuoto, eh? Cioè, non... racconto una storia. Succede 60 giorni fa che la premessa è, mi chiedo sempre, quest'arte quanto è legata alla realtà, alla vita, in che cosa può essere utile alla vita stessa. La storia è questa: 60 giorni fa io avevo bisogno, in tempi brevissimi, dovevo fare la ricerca, ricercare un neurochirurgo che operasse una persona a me cara al cervello, un intervento molto molto delicato. Questa persona, tempo 20 giorni forse, moriva. Io non sapevo proprio dove andare, c'era uno stato di sospensione. Cosa succede? Per, chiamiamola, per un territorio magico, arrivo a portare questa persona da in un ospedale a Napoli. Io dovevo affidare questa persona, era mia responsabilità, affidare questa vita di questa persona nelle mani di un neurochirurgo. Che mezzi avevo io per poter capire se questa persona era idonea? Entro nello studio di questo neurochirurgo all'interno dell'ospedale. In Italia ci sono dei grandi ospedali e dei grandi professori, gratuitamente. E nell'attesa c'erano tante immagini appese al muro. Naturalmente erano immagini che non legate al mondo dell'arte, legate più al mondo della medicina, però anche c'erano anche delle immagini legate molto al mondo culturale, tra cui c'era una piccola fotografia di un uomo che si faceva un tuffo nel vuoto, da una scogliera in un azzurro con il mare. E io la vidi Klein, Ernst Klein, e per questo motivo io ho scelto questo neurochirurgo, che ha continuato questa magia, perché ha fatto un intervento dal miracolo, la persona è viva e parla, beve, eccetera. Cioè, l'unico segnale, l'unico elemento vivo che io potevo avere era quello con l'arte. E quindi l'arte ti riporta alla vita, e non necessariamente alla vita mia, perché la vita mia non c'entrava niente, era la vita di un'altra persona. Quindi credo che nell'aspetto curatoriale, nell'aspetto artistico, teatrale, l'importante è questo legame che hai con questo tuffo, con questa sospensione. E il resto è contorno. Forse è il caso di... Sì. Allora,
era semplicemente Maria Grazia Messina prima mi diceva che è stata una questione ampiamente trattata oggi, quella dell'incolmabile distanza fra la ricerca in ambito universitario e il lavoro che svolgiamo noi, insomma sono due mondi che paiono procedere in modo separato, per cui... Questi temi molto forti, critica protagonista, morte dell'arte, erano all'orizzonte. Adesso, come ha detto bene Andrea Cortellessa stamattina, ci troviamo in una situazione di grande, forse, debolezza della critica, perché c'è una proliferazione di scritture, di accessibilità sulla scrittura, anche attraverso gli strumenti del web, e di una invece proliferazione di pratiche artistiche, su cui spesso è difficile operare un discrimine. Allora, in tutto questo, stamattina, appunto, Andrea parlava di una crisi di un'eutanasia della critica. Quale ruolo appunto l'università in questa situazione, l'università che dovrebbe essere il luogo, in un certo senso, scusatemi, ancora un po' deputato, alla formazione di un pensiero critico, alla formazione di un allenamento, di un'attitudine critica. Allora perché c'è questo scollamento? Devo dire che a fronte forse di questa crisi di pensiero critico c'è una rinnovata capacità di una giovanissima generazione di lavorare molto fortemente sulla storia. Abbiamo tutta una generazione di giovani storici dell'arte, trentenni, ne parlavo prima con Daniela Lancioni, li ha raccolti nel catalogo della mostra ISO Arte anni 70 a Roma, che sono capaci di lavorare ormai con strumenti filologici, bella scrittura e lucidità anche di interpretazione a una ricostruzione degli anni 60, 70 fino agli anni 80 che ormai è in opera. Abbiamo messo su l'anno scorso con Max un database di tutte le tesi di dottorato appena discusse e in discussione sull'arte italiana dagli anni 60 ad oggi. C'è una ricchezza estrema di questi lavori, quindi direi che da un punto di vista dell'esercizio della storia le prospettive sono quanto mai positive. Allora, ma parliamo invece di un intervento fattivo, critico nelle situazioni in fieri, perché forse la formazione universitaria rispetto a questo, diciamo, come voi avete giustamente puntato il dito, forse non può essere all'altezza. Allora, ricordiamoci che l'insegnamento dell'arte contemporanea è stato introdotto a metà degli anni 70, e certamente a metà degli anni 70 i docenti non potevano fare dei corsi monografici all'epoca, entrare nel merito dell'arte concettuale, ma ancora neanche della pop art, perché l'uditorio non sapeva neanche chi fosse Duchamp. Cioè, è stato necessario un lavoro di almeno 20 anni sulle cosiddette lavori sulle avanguardie storiche, eccetera, per arrivare ad avere una platea di pubblico che fosse anche suscettibile a certi discorsi. Diciamo che dalla fine degli anni 90, negli ultimi 15 anni, le situazioni sono molto mutate dentro l'università. Direi che le colpe certamente ci sono di questo scollamento fra insegnamento accademico, fra virgolette, esercizio della critica concreto, non sono tanto delle cattedre o degli insegnamenti di storia dell'arte, quanto di quelli degli insegnamenti di storia della critica, come stamattina puntava il dito Michele Dantini. Cioè non c'è stato mai un effettivo forte aggiornamento metodologico. Cioè è rarissimo che nelle aule universitarie ci si interroghi sulla strumentazione metodologica che si impiega, sulle chiavi di lettura, su quali linee interpretative usate con lucidità e consapevolezza si impieghino e venirle a discutere. Sfido i colleghi, e qui naturalmente non ce n'è uno, questo dimostra ancora la loro partecipazione, quali colleghi in questo momento di problema centrale per l'insegnamento della storia, della storia dell'arte, delle storie dell'università, cioè del crollo del paradigma e della consapevolezza storica, quali colleghi citino nel loro insegnamento le riflessioni attuali sull'anacronismo, forse il solo Stefano, citando le opere di Wood e Nagel o di
Kate Motz, che sei sull'eterocronismo, oppure si interessino alle geografie dell'arte, a questo cosiddetto geographic turn, che è quello che sostituisce l'iconic turn, no? Mitchell e Gottfried Böhm, tutti nomi fondamentali per aprirsi la testa e che vengono completamente disattesi nelle aule italiane. Quindi questo per me è un grosso problema, la carenza di un aggiornamento metodologico. Quando nel 91 ci eravamo appena conosciuti con Stefano e stavamo lavorando a un'antologia di testi che prevedeva tutta la traduzione degli scritti su October, ed era il 91, ben prima che iniziasse l'operazione di Elio Grazioli con Bruno Mondadori, e naturalmente la nostra proposta cadde totalmente nel vuoto perché non trovammo una voce editoriale sensibile a questo. Allora, questo è un primo grosso problema. Trovo subito a dissentire un poco da quello che diceva, anche se in maniera così maieutica e affascinante, stamattina Emanuele Trevi, spezzando la lancia a favore della comprensibilità, no? E dicendo delle sue difficoltà, incontrando un testo che peraltro è bellissimo come Le memorie del cieco, Le memoires d'aveugle di Derrida, cioè del fatto che il primo problema è che tutta questa produzione saggistica post-strutturale strutturalista e decostruzionista è impervia e difficile. Prima di tutto, in un certo senso, mi sarebbe piaciuto discutere un po' più con lui, ci poteva essere un certo snobismo in tutto questo, perché Emanuele Trevi mi sembra una persona profondamente nutrita da queste letture, e proprio che su queste letture largamente si è formato. Ma direi che è importante tenere alta l'asticella, cioè gli studenti devono essere mobilitati percettivamente, mentalmente, devono essere posti proprio a confronto con testi anche ardui, anche incomprensibili, di cui posso forse ricavare soltanto delle suggestioni, ma intanto dei forti interessi. Ed è questo quello che invece normalmente si fa troppo poco. C'è un altro tema che è quello interessante che è venuto fuori, quello del tempo e della durata. È un problema anche di questa carenza proprio di aggiornamento metodologico e di vera complessità dei corsi che si fanno all'università, è il fatto che anche noi ormai lavoriamo sull'instant corso. Molti di voi faranno gli instant book, oppure ancora anche alcuni di noi fanno gli instant saggi, per una mostra ti viene chiesto entro due mesi esce la mostra, c'è la mostra, in un mese fammi il saggio per il catalogo. Insomma, è abbastanza difficile elaborare qualcosa che dia un contributo di pensiero in un tempo così ristretto. Così anche un corso universitario preparato in due o tre mesi, come adesso spesso siamo costretti, è chiaro che è un corso deficitario. Altro esame di coscienza che dobbiamo fare noi universitari è quello della forma dell'insegnamento, perché ahimè anche ai livelli magistrali, a livelli di dottorato, prevale ancora fortemente la metodologia della lezione frontale, che è tutto tranne che un esercizio effettivamente maieutico, è un esercizio che invita al confronto, all'elaborazione del pensiero critico. Cioè bisognerebbe obbligatoriamente introdurre nell'università a un certo livello i corsi seminariali. Questo è la scrittura di papers, perché è un altro problema di piccoli saggi con cui si scontra l'università italiana, che non c'è questa abitudine alla scrittura. Vedete, io sto entrando molto nel concreto del lavoro, però mi sembra che queste sono le riflessioni che effettivamente si debbano fare. Mi ha interessato anche molto il discorso sulle diverse tipologie di scrittura, la scrittura saggistica, la scrittura espositiva, che cosa si può fare a questo livello in un'area universitaria. Cioè alcuni nostri docenti, il primo forse era stato Crispolti con la scuola di specializzazione a Siena, citava gli studenti a mini pratiche curatoriali o così, che spesso erano molto amatoriali e dilettantistiche. Cioè io pure su questo avrei dei miei dubbi, è meglio forse mandare gli studenti a fare qualche possibilità di tirocinio effettivamente in un museo dove si lavori con problemi di maggiore calibro. Ma oltre alla scrittura espositiva c'è anche la scrittura illustrativa, cioè noi storici o critici
critici dell'arte, lavorando a un testo scritto, commentandolo, interpretandolo, dobbiamo tenere presente l'importanza del corredo illustrativo. Quando si parlava stamattina del territorio magico come un libro affascinante, eccetera, a me quello che mi ha sempre più coinvolto nel territorio magico è la sequenza delle immagini, come sono costruite, come si susseguono, che discorso si è fatto attraverso di questo. Quindi attraverso questo elemento, che è pure un elemento librario, cartaceo, la sequenza dei corredi illustrativi, si può fare un discorso di formazione critica. E un ultimo elemento su cui riflettere, proprio nella chiave di questa necessità di una complicazione dei saperi, di una complessità sempre maggiore dell'insegnamento che dobbiamo introdurre nell'università, secondo me, è quello dell'accento che portava stamattina in chiusura Andrea sul fatto della ibridazione, della sempre maggiore mescolanza degli strumenti, degli apporti disciplinari. Per me la definizione più bella di un lavoro d'arte l'ha data un antropologo, l'ha data Clifford Geertz, questi miei allievi lo sanno perché io sempre a Clifford Geertz mi riporto quando alla sua definizione, l'arte è la reificazione di una modalità di fare esperienza, e questo per me insomma è stato un elemento anche interessante nel mio lavoro. Ecco, volevo insistere su questa necessità, appunto per colmare i divari, di attivarci proprio su questa complessità e diversità di saperi, e nello stesso tempo, per ultimo chiudo con una perorazione, non per niente io insegno storia dell'arte, a favore di una salvezza di questo paradigma storico, per cui mi è molto piaciuto l'intervento di Favelli stamattina, in cui l'artista è veramente il traditore, ma il traditore nel senso di colui che traghetta, traghetta anche la storia della nostra cultura visiva che ci portiamo inconsapevolmente dentro. E secondo me con un po' più di intelligenza in atto riusciamo a colmare i gap. Stefano, sono quasi le 5 e io approfitterei della presenza di Andrea Cortellessa ancora per poco, credo, e di quelli che della prima tavola rotonda di oggi sono ancora qui. Se volete, non so, avvicinarvi, oppure se vogliamo. Mi rendo utile. Esatto, sì, tra l'altro nel pubblico sono presenti artisti, studiosi, critici, teorici, curatori, insomma abbiamo un... Sì, forse possiamo mettere un video. Esatto. Di... Sì, no, era previsto, e che... E come? Non è un video da... Non è necessariamente da vedere. No. Anche... Lo dobbiamo vedere, poi... No, non ho portato questo video per non farlo vedere. È un video che può accompagnarti, poteva accompagnare le mie parole come le parole di un'altra... Lo facciamo partire. Persona. Ma sì. Come passato più che come paesaggio, così lo spiego solo un attimo per capire che cosa... Facciamo partire, dico adesso. Sì, parti, okay. Se parte. Sono immagini, è un archivio di riprese, qui però c'è un'unica ripresa di uno spazio che esisteva a Napoli nel 92. Si intitola SAM, che sta per studio aperto, e non è dall'inizio, però non so perché questo ora lo va bene, non è questo, e quindi praticamente è un mio montaggio di questi incontri, scontri che si creavano in questo spazio,
La traduzione in inglese senza audio va bene. Ci tengo solo a precisare che questa persona in primo piano era Vincent D'Arista, era un fisico oltre che un artista, e mi faceva piacere perché in alcuni popoli il passato è allo sguardo, cioè lo vedi, e il futuro è alle spalle, per cui è come se noi avessimo il passato perché il nostro futuro è alle spalle, e quindi è una relazione, era un momento di discussione, di incontro. Naturalmente questo spazio era creato da artisti che si fingevano galleristi, curatori e quant'altro, quindi è un gruppo come voi, quindi c'è il presente e il passato, per questo dicevo si può anche non vedere. Ma è anche online? Potrebbe, non lo so. Va bene, allora sì, giustamente diceva Davide che se per caso ci sono delle domande per Andrea Cortellessa, fatele ora o tacete per sempre, perché credo che poi debba andare. Tu Barbara forse volevi? Anche, scusate, è una domanda di nuovo un po' naif, però nasce da quello che voi dicevate prima riguardo a quello che succedeva nel momento in cui vi siete messi a raccogliere i testi e le riflessioni riguardo a critica d'arte, critica letteraria e il guardare nel giardino del vicino e vederlo sempre un po' più verde. La domanda è questa: ma i critici letterari nel giardino dell'arte ci guardano oppure no? Sì, se ne parlava prima, diciamo che naturalmente c'è una lunga storia di sguardi obliqui, intralice e anche di sguardi comuni, insomma, no? Cioè c'è una lunga storia di collaborazioni e di incroci. Ho l'impressione, forse l'incontro di oggi vuole essere appunto in controtendenza rispetto a questo, che negli ultimi 20 anni questa tradizione si sia abbastanza affievolita, per cui è molto più raro, per esempio, adesso non parlo tanto dei critici quanto degli scrittori, che uno scrittore come per esempio Trevi, ma tra i più recenti viene da pensare anche a Tiziano Scarpa, che, sì, che faceva molta scrittura, amore, esatto, faceva molta scrittura critica o saggistica sull'arte prima ancora di fare il suo primo libro, per esempio, no? Si fece conoscere con quel tipo di scrittura, ecco, però sono delle eccezioni, sono un po' delle mosche bianche. Questo in passato appunto invece era un atteggiamento molto più comune, che un po' dipendeva dall'aspetto, diciamo, delle avanguardie come lavori di collaborazione, di coesistenza proprio esistenziale, antropologica, che è venuto meno completamente appunto col trionfo del mercato, ma sono tre storie che sappiamo. Un po' probabilmente perché la grande avventura, diciamo, strutturalista che oggi Emanuele un po' stigmatizzava, da un lato ha favorito l'approfondimento dei codici, quindi di ciascun codice, ciascuna semiosi, ciascun modo di rappresentazione, in qualche misura ha cercato la propria genealogia, l'ha ricostruita e l'ha in parte un po', come dire, compartimentata, no? Un po' chiusa rispetto alle altre. Laddove invece gli studi più promettenti di quella tradizione in ambito, come si diceva allora, intersemiotico, sono stati, almeno in Italia, abbastanza tenuti al margine. Penso per esempio a Lotman, che di quella stagione è sicuramente il pensatore più interessante, più rivoluzionario, più suggestivo, e che ha scritto delle cose molto belle anche sull'immagine. Ecco, quel periodo lì è stata un po' una cesura, e gli scrittori è come se avessero avuto molto più timore di entrare nel campo del vicino, mentre ho l'impressione, lo diciamo prima, che in ambito artistico ci sia sempre curiosità per chi lavora nella parola, banalmente se vuoi perché la tradizione vuole che gli artisti siano meno consapevoli, c'è tutta questa mitologia sul fatto che alcuni scrittori hanno, o alcuni critici abbiano inventato determinati artisti, che è molto inesatta, però costruisce parte della mitologia. Penso al rapporto tra Emilio Villa e Burri, per dire,
citare il caso più noto, insomma. Ripeto, è una mitologia, però su questa mitologia si è costruito un prestigio del letterato, non so come dire, anche un feticismo della parola letteraria all'interno del campo artistico che a campi invertiti è venuta invece abbastanza meno. Questo dal punto di vista di chi lavora nella letteratura, ma di chi non vorrebbe appunto recensioni rigide, è una perdita importante. Quindi occasioni come questa, ma soprattutto collaborazioni tra artisti, appunto della parola e dell'immagine, andrebbero più che mai incoraggiate. Adesso, per esempio, se ne parlava prima, è stato scalpore che al premio Strega possa arrivare in finale Gipi, che è un fumettista. Effettivamente, quello è un libro, il suo, secondo me molto bello, che non vedo perché non debba partecipare, però questo è considerato ancora uno scandalo o comunque qualcosa pure patè. Ecco, finché resteranno questo tipo di rigidità, di incrostazioni, la letteratura sarà sempre più marginale, sempre più invidiosa dei giardini altrui e sempre meno centrerà poi. Quindi ognuno invidia il giardino dell'altro e stanno morendo tutti e due. Ma io ho l'impressione, ma forse appunto perché sono dall'altra parte, che da parte vostra ci sia molta più apertura. Sono i letterati che sono un po' più avari di sé, ecco. Mettiamola così. Grazie. Voglio provare a fare una battuta, perché tutto quanto quello che è poi è finito in oggi è iniziato tra me e Davide con un progetto che abbiamo iniziato nel 2009, che era questa serie di... è iniziato in maniera anche un po' così, un po' giocherellona, però abbiamo iniziato a fare tutta una serie di discussioni all'interno di bar in centro a Bologna durante i giorni di Arte Fiera, no? E alle volte mi viene da pensare che questo problema anche delle tenute stagne di determinati sistemi dipenda anche dall'eccesso di soldi all'interno del sistema, nel senso che a livello proprio del mondo in cui viviamo, nel senso che poi i momenti di grande rottura linguistica e anche di grande innovazione sono stati momenti che erano completamente un disastro da un punto di vista economico e la gente non aveva da lavorare e passava una quantità di tempo smodata all'interno dei bar e lì per forza di cose in questa specie di istituzione informale del mondo culturale per forza di cose c'era una vicinanza tra artisti, critici d'arte, scrittori, letterati, registi e continuamente quando studiamo le grandi avanguardie, i grandi momenti di rottura c'è un'aneddotica gigante di questi momenti di persone che... sui bar, sì sì, assolutamente, il lavoro che io e Davide abbiamo fatto era anche per riflettere su questa forma di anti-istituzione che però in realtà ha avuto un momento fertilissima, no? E ha a che fare anche col concetto di vicinanza, anche con col concetto di tempo, e anche di tempo sprecato, che però il tempo sprecato, quello dell'ozio, è anche un tempo sacro, perché poi se si arriva all'etimologia di ozio, per i latini era il momento della creazione culturale, no? Contrapposto a quello del negozium, no? E forse noi abbiamo lavorato troppo negli ultimi anni e ci siamo dedicati troppo poco invece ad un vero momento, no? di creazione culturale anche fine a se stesso, proprio puro anche per questo, forse anche maggiormente sacro, ha a che fare anche con quello che dicevo prima, no? Com'è possibile che un artista o un curatore possa entrare in contatto con uno scrittore italiano della sua generazione se è continuamente a viaggiare ai quattro angoli del globo? C'è una questione di vicinanza e di tempo speso con le persone che noi abbiamo completamente perso e che non a caso prima quando Bonito Oliva parlava, veniva fuori il viaggio in treno dove giocava Morra, il fatto che stava a bere tutte le notti con Gino De Dominicis. Può sembrare aneddotica stupida, ma in realtà mi sembra che sia il terreno fertile da cui le cose possono nascere. Invece nel livello di astrazione in cui stiamo vivendo oggi, astrazione nel senso di sradicamento anche da una determinata comunità, e non è una questione nazionalistica, ma è una pura constatazione della necessità di una prossimità fisica affinché cose
dotate di senso possano nascere. Cioè, io posso conoscere bene una determinata cosa solo se ci spendo del tempo, no? Come diceva prima Luca, Salerno ha scritto 200 testi su 30, comunque 30 testi su Boetti, ha speso del tempo con Boetti e sui lavori di Boetti. Oggi tutto questo non succede. Come è possibile anche... No, solo che in verità questo forse riguarda, non per difendere noi, non tanto forse la nostra generazione, che ancora, beh, ci sono differenze d'età, che ancora quella metodologia di incontro, di scambio, al di là dell'aneddotica, ho giocato spesso a ping pong con Perrone, giocavo a pallone con Tino Segal, ma al di là di questo, che fosse invece la generazione più giovane di noi, che tra l'altro è quella che con grande energia e con grande velocità ha fatto le ultime riviste, per dire, Muse e Kaleidoscope, e questo lo verifichi proprio nel dialogo con loro, no? È tutto costruito attraverso internet, o molto attraverso internet, no? Perché e poi l'incontro con l'artista da quel punto di vista è veramente quasi ininfluente o posteriore. Sì, questa cosa forse riguarda ancora la generazione più giovane, che ha questa velocità, sarebbe un po' a dire superficialità, ma insomma velocità di informazione, ma attraverso dei canali diversi, no? Che questo costruisce anche questa specie di leggenda intorno, no? Il lavoro si costruisce anche attraverso il rapporto con l'artista, attraverso una serie di leggende, no? Perché hai questa specie di oralità, sì, no? Sì, perché sì. Poi non hanno mai conosciuto l'artista veramente. Infatti. Mi capitavo spesso, ma tu non l'hai mai visto? Perché io me lo ricordavo 10 anni fa quell'artista e non so, faceva questo, quest'altro, era così e tutto. E questo è un altro fenomeno. È una fenomeno interessante, ma volevo solo... No, ma è vero, infatti la grande abilità di molti curatori dell'ultima generazione è quella di riuscire a captare la voce di un nuovo trend che sta arrivando prima di molti altri, no? Come si suol dire, che si arriva agli artisti più con le orecchie che con gli occhi, in maniera assurda, ma è inevitabile, se la forma che noi non, in realtà non combattiamo abbastanza, ma se la forma di fruizione dell'arte che noi abbiamo oggi è impostata su lo studio visit, che implica il fatto di andare in studio di un artista per una mezz'ora, un'ora, quando va bene, 2 ore, poi basta, il curriculum vitae, il portfolio, quindi una riduzione dell'opera continuamente a degli strumenti che riducono, impoverendo l'opera paurosamente, è inevitabile che tu non puoi davvero... Dovrebbe anche chiedere agli artisti quanto veramente vogliano il contrario, cioè no, da questo punto di vista anche loro. Possiamo... No, non sto facendo... No, ma lo so, ma era invece io per essere un pochino... cioè loro... questa cosa viene dalle due parti, però sto... Sì. Io volevo fare una notazione, poi naturalmente penso che abbiamo ancora, diciamo, volendo fino un po' alle 6, credo, no? Possiamo... anche diciamo sì, no, anche, se ci anche sono fino le possibilità no ma poi dobbiamo chiudere, ma insomma volevo fare una notazione. In qualche modo diciamo, cioè, nella diversità anche degli interventi e delle voci che abbiamo ascoltato stamattina e oggi pomeriggio riemerge diciamo una struttura, chiamiamola così, anche se dopo l'intervento di Trevi questo termine è molto screditato, però diciamo una struttura che potremmo, diciamo, così, riassumere con una battuta del prima e del dopo, cioè c'era prima, c'è stato dopo, c'era allora, non c'è più ora, oppure non c'era allora e c'è ora. Ecco, io ho notato una, diciamo, non necessariamente nessuno di voi che avete parlato adesso, però diciamo, è riemersa a tratti, in forme a volte diciamo evidenti, nel caso di Achille diciamo la rievocazione, il confronto era implicito, nel caso di altri interventi era diciamo sottinteso, che in effetti a me sembra che la capacità di manipolazione della, diciamo, della cronologia sia uno degli aspetti che caratterizza il momento culturale, in un modo però che deve essere, come dire, posso usare una brutta parola, messo in dialettica, perché diciamo, mi sembra che sostanzialmente da una parte, sì è vero, avevamo una certa accessibilità ai testi, per esempio come ha detto Emanuele Trevi, io sono d'accordo come ragazza Messina, sospetto che, anzi diciamo che ho la
totale certezza che in realtà si tratti di una forma molto abile di provocazione ironica e di sprezzatura anche snobistica da parte sua, che in effetti è uno dei, adesso mi dispiace che non ci sia, ma penso in realtà che il suo, la sua forma, diciamo, la sua formazione, la sua forma di pensiero, la sua formazione debbano in realtà tantissimo proprio alla decostruzione di una certa modernità in quei termini che lui, diciamo, ha citato. E tra l'altro i suoi riferimenti sono così molto eterogenei e molto eterodossi, diciamo, che certo tra Wilson e Barthes e gli altri autori che ha citato non c'è una comunanza così evidente, diciamo. C'è una scelta, un'affinità, va bene. Però a me sembra questo sostanzialmente, cioè che il carattere della nostra epoca, o in qualche modo uno dei caratteri, consista nel fatto che effettivamente diciamo, la relazione tra prima e dopo, il senso della storia si è venuto meno in qualche misura per molti diversi motivi, ma allo stesso tempo però la liberazione, diciamo, dalla progressività, dalla freccia culturale, temporale, politica, dalla teleologia, dal finalismo, ha liberato anche però un elemento che è l'elemento di retroazione, di feedback sul tempo passato. Cioè quando Luca cita appunto Giovan Battista Salerno o Trini stesso, cioè, o quando Luca Lopinto cita Mario Diacono, in realtà, come vedete, queste non sono voci sincroniche al nostro tempo, ma sono voci sincroniche a quel tempo, solo che la loro sincronia è effetto di un atto anacronico. Noi recuperiamo la loro voce come sincronica a noi piuttosto che al loro tempo. Questo movimento così, che è il classico, Cortellesta mi fucilerà, movimento beniaminiano della storia, appunto, dell'angelo e la storia che avanza verso il futuro guardando verso il passato, no? Questo paradosso di questo movimento che è, no, autocontraddittorio, a me sembra di fatto una potenzialità, e mi sembra potenziale anche da un altro punto di vista, sentendo gli artisti, diciamo, e sentendo il loro approccio, diciamo, anche al problema della creazione, della verbalizzazione del loro lavoro. Una cosa mi colpisce molto: il continuo scambio di tempi, il continuo riferimento a un tempo che modifica un altro tempo, cioè al tempo del presente, che consente a Favelli di rileggere il tempo dell'infanzia o dell'adolescenza, insomma della sua giovinezza, la formazione. Giulia, che ci fa vedere un video in cui si documenta, diciamo, una cosa che lei ha fatto come curatrice nel 1992, che oggi ha 22 anni di distanza, si rivela in realtà un suo lavoro. Cioè, capite il problema? Cioè, io credo che dobbiamo anche, diciamo, come dire, assumerci l'onere del nostro punto di vista. Il paradosso è che questo punto di vista non può essere che quello di un'anacronia costante e permanente, di un paradigm shift, come si dice, di un cambio di paradigma che non è più il risultato di un processo storico, sociale o politico o culturale, ma che è la condizione per cui la cultura si fa. Cioè quel discorso di riattivazione costante della cultura passata, ma non solo di riattivazione di quelli che erano già dei testi, di invenzio nel senso forse, diciamo, addirittura classico, del testo laddove il testo non c'era o era giudicato attraverso un'altra categoria. Quindi io penso che in effetti la mia illusione, diciamo, di appartenere non alla mia generazione o alla vostra generazione, ma di appartenere a questo tempo, riposa esclusivamente su questa cosa, che le generazioni sono un'invenzione postuma e non sono un dato storico, che non c'è un passaggio del tempo che non sia un giudizio su noi stessi e sul mondo in cui viviamo. E questo è il compito della critica, ed è questo, secondo me, ciò che ci unisce oggi a qui dentro, diciamo, in qualche modo. Posso? Sì, Stefano? Sì. No, perché mi sembra un punto molto interessante e che avrei voluto già sollevare prima, e che fosse precisa e riscatta anche alcune delle vostre domande sul libro, alcune anche delle critiche che sono state fatte, forse giustamente, all'incapacità della critica di essere, e rispetto anche a quello che diceva Bonito Oliva. Ieri rileggevo la copia, tra l'altro autografata,
dal maestro, dove nell'introduzione, lui, non so se l'introduzione però è nuova o l'introduzione no, della vecchia, dove fa questa distinzione molto sec. C'è l'introduzione del testo originale. Cioè, la differenza tra critico parassita e critico creativo. Ecco, almeno io forse parlo per me stesso, credo di non essere né parassita né creativo, forse la nostra possibilità, la generazione adesso, forse già c'è già un paradigma cambiato, ma almeno la nostra generazione, che siamo nati con l'inizio di internet, no? Ma forse era un internet diverso e forse non lo usiamo, non lo sappiamo usare con la facilità e l'intelligenza di quest'ultima generazione, ma insomma mi interessava il punto di Stefano, perché è lì che secondo me c'è una possibilità, anche riguardo alla famosa querelle che voi toccate spesso nel libro, cioè curatore critico. Siamo tutti un po' curatori, siamo tutti un po' critici, io personalmente forse scrivo adesso di più di curare delle mostre, ma insomma credo che al di là di questa separazione, diciamo un po' più un po' manichea, ma giustificata, interessante, di Bonito Oliva, forse la nostra possibilità invece è quella, come dire, di muoversi in queste due dimensioni, usare un'ibridazione di linguaggi, è una cosa che è stata toccata prima, di formati, di piattaforme, che forse il mondo dell'arte, forse mi sbaglio, ha in maggiore misura della critica letteraria, proprio per una, con tutte anche le ambiguità del caso. Però mi chiedo anche sul mio caso personale, sono un critico quando intervisto Sargentini, facciamo un'intervista di mezz'ora, dove però gli faccio ovviamente le domande per portarlo a riflettere su certe questioni sul suo spazio espositivo, o sono un curatore, sono quando faccio un lavoro con Arena, con Francesco Arena, dove scrivo con lui una sua performance, sono un critico, sono un curatore, non lo so, sono uno scrittore, e di questo potrei avere, poi ci sono i testi ci sono, ma i testi hanno anche, nascono da un'adesione. Questo non vuol dire essere parassiti, ma vuol dire uno scambio, un'adesione, una partecipazione. Per fortuna almeno io personalmente scrivo delle cose che sentono la necessità o che mi invitano, perché sanno che quella è una cosa che in qualche modo mi appartiene come formazione, come interesse. Allora, per chiudere, lì forse in questo mettere no, creare, e questa è una questione ancora del tempo, mettere insieme i punti di queste azioni, di queste prassi, lì c'è poi la possibilità di raccontare una propria posizione, una propria storia, che non è necessariamente con un testo con la T maiuscola, forse come si usava un tempo, non è forse con la mostra, ma è con questa, forse ancora uso la parola debole, diffusa, anche se sembra un po' vecchia come idea, ma per dire, allora in quella dispersione, in quella diffusione di formati, che noi vediamo anche un rischio, e forse anche Davide e Antonio la vedono, no? Con questa idea invece di ritorno al testo, all'autorità, all'autorevolezza, al museo, io ci vedo ancora la possibilità invece di costruire un proprio discorso, solo che è costruito attraverso riannodare, mettere insieme questi nodi, e ci vuole forse del tempo per poi poterlo leggere, nel senso che forse a distanza, spero, alcuni di noi potranno mettere insieme, e questo in qualche modo credo quello che faccia anche Luca, forse scrivendo di meno, ma insomma andando a lavorare in questo modo. Ci sono domande c'è da... c'è un momento. Vai tu, passate voi. Sì, no, vorrei dire una cosa che sembra che sia, sia così un po' lucido, no? quando tiro fuori questo benedetto tempo, che poi prima a pranzo molti mi fermano, mi dicono anche io mi ci sono riconosciuto, no? Cioè, quindi c'è questa specie di cosa di scavo quasi archeologico, ecco, per... ecco, però alla fin fine, sempre cercando di andare in fondo, non è tanto un vero interesse, no? Anche perché insomma io veramente, così a me piace lavorare dalla mattina alla sera, comprese le vacanze, ecco. Ma è, non voglio nemmeno dire esigenza, perché dopo viene fuori la cosa romantica, no? Che l'artista non sa fare altro che fare questa cosa, però è un problema veramente quotidiano, ecco, no? Quindi non c'è un interesse appunto per il sociale, per storico, per la storia del costume, ma
Vorrei dire, poi con Trevi ho sentito l'anno scorso l'esigenza di fare quattro chiacchiere in pubblico, insomma, e certo, è banalmente, ahimè, una questione psicologica meramente, ecco. Però credo che non ce la possiamo scrollare così in modo così semplice, ecco. E quindi credo che, non so se è una mia percezione, che le immagini del, che ne so, di ultimamente ho fatto questa cosa, che la scritta Peroni, la P di Peroni di una vecchia scatola aveva quasi la stessa P di Playman, no? E allora, perché Playman era interessante? Ho scoperto perché era italiano, cioè pochi lo sanno, ma è un delirio italiano molto più raffinato, secondo me, che l'americano Playboy, no? Ma perché mi interessa Playman? Perché c'è tutta questa cosa irrisolta con la sessualità, con mio padre, eccetera, ecco. E quindi volevo dire questo dopo questa piccola introduzione, che c'è sempre l'esigenza di trovare un interlocutore che evidentemente è il critico o il curatore, che spesso, ahimè, sfugge per il semplice motivo che non c'è più tempo, cioè voglio dire, io quando ho fatto quell'opera anni fa e mi è stata chiesta da Francesco Bonami a Clandestini, io l'ho visto una volta sola per 5 minuti, manco ci ho parlato per telefono, insomma. Ecco, vedo che ultimamente sto facendo delle cose con Antonio, però alla fin fine è veramente molto dura andare oltre le apparenze, no? Perché poi vedo che spesso parliamo sempre in codice, no? È stato interessante quando ultimamente, e non so se vantarmi o vergognarmi, quando lui mi ha chiesto: ma questa iconoclastia, no? È per i tuoi studi, mi ha chiesto, è per i tuoi studi orientali, perché mi sono interessato anni fa di cose islamiche. Non è vero, non te l'ho chiesto. Ecco, io gli ho risposto: ma no, ma perché non volevo gente fra le scatole, voglio dire, no? Cioè quindi facce riconoscibili, ecco. E quindi, per dire che è sempre molto, molto, molto difficile dire veramente le vere questioni, perché forse è sempre più difficile così anche creare un'attenzione vera, ecco. E questo forse credo anche che faccia parte del tempo, punto, insomma, ecco. Quindi e si parla poco, si scrive poco. Io cerco veramente ogni tanto, quasi sempre, di scrivere un'introduzione alla mia mostra, perché spesso so che non sono soddisfatto di quello che scrive il curatore, ecco. Una volta andai a sentire Gioni, che disse: io non credo che la chiave vera dell'interpretazione dell'opera ce l'abbia l'artista, ecco. Sono parole belle dure, insomma, ecco, sono molto difficili da. È un problema cannoso. Cioè, e quindi probabilmente è così. Il posso riprendere un attimo uno spunto, perché forse una cosa che, di cui non abbiamo parlato, visto che si parlava di tempo. Scusa. Io non ho neanche capito. Ma credo che però forse, non vorrei essere come al solito salomonico, ma una cosa di cui non abbiamo parlato, ed è un peccato che non ci sia appunto Trevi, perché sarebbe stato un interlocutore interessante su questo punto, e visto che si parlava di tempo, se non ho capito male nella vostra discussione che ho seguito solo alla fine, quello che secondo me dovrebbe un pochino restare nei vari ambiti espressivi è che il critico semplicemente viene dopo. Cioè, c'è l'opera, c'è l'artista, il critico viene dopo. Il che non significa che abbia un vantaggio conoscitivo, né tantomeno esperienziale, questo va da sé. Però viene dopo che un certo processo o è terminato oppure ha raggiunto uno stadio di complessità che poi magari verrà rilanciato in un secondo momento, ma dopo un'interruzione, una soluzione di continuità. E questo venire dopo è un vantaggio, diciamo, tattico che tanta parte della scrittura critica negli ultimi anni forse si è lasciato sfuggire, proprio perché è divenuta più
appunto scrittura espositiva e quindi in qualche misura farsi contemporaneo all'arte, no? È una cosa molto preziosa, sono scritture magnifiche, penso ancora a quella di Villa, come veramente complanari all'opera d'arte, però appunto non se la possono permettere tutti, mentre la condizione normale, e su questo sono molto d'accordo con Trevi, la critica non è un genere letterario, proprio perché ha questo di diverso, che ha un oggetto rispetto al quale è comunque posteriore, viene dopo in tutti i sensi, viene dopo cronologicamente, ma viene dopo anche appunto esperienzialmente e forse, non so, se chi ci crede spiritualmente, insomma. E questo, come dire, io lo rivendico, cioè è qualcosa che non dovrebbe mai venire meno e che, ripeto, accomuna, secondo me, sia chi scrive di testi letterari sia chi scrive di immagini. Ma nel dire viene dopo intendi anche che sia un genere minore, una forma secondaria? Io sono. È l'amplificazione che dall'alto che smaterializza. Beh sì. Che sia una pratica di livello certo più punto basso. Non, Achille parlava, dice no, il critico non deve essere un servitore, non deve essere un filippino, faceva cioè questo tipo di battute. In realtà alludeva forse o comunque casualmente ripeteva una metafora che era quella di un autore molto caro a Emanuele, a me assai meno, che è Cesare Garboli, quale parlava di scritti servili, che erano nella fattispecie prefazioni, postfazioni, introduzioni, qualcosa di simile al lavoro del curatore in ambito artistico, no? Per quanto riguarda la letteratura. Cioè appunto che senza l'esistenza del testo madre, del testo matrice, del testo dell'artista, non avrebbero nessuna giustificazione, oppure sarebbero letteratura a loro volta, ma appunto alla Borges, cioè letteratura di secondo grado, puramente potenziale. Mentre c'è una specificità nella scrittura critica, al di là dello stile, al di là del luogo, al di là della committenza, che è la sua secondarietà, che ripeto, io rivendico come un vantaggio tattico, ma da un altro punto di vista chiaramente è uno statuto inferiore, comunque posteriore, accessorio in qualche misura. Questo secondo me è qualcosa che noi critici dovremmo non più vivere come una minorità, ma invece come una specificità. E questo forse garantisce anche, come diceva Trevi, forse un po' paradossalmente, la resistenza della critica anche più di altri generi della scrittura, ecco, non direi di generi letterari, generi di scrittura. Però ad esempio lo stesso Trevi ha fatto un libro come qualcosa di scritto che è uno strano ibrido tra un romanzo autobiografico che però poi a tutti gli effetti è anche un testo di critica letteraria e che sta assolutamente sullo stesso piano, tanto da competere per ad esempio lo Strega, come tu prima hai ribadito, anche perché volendo vederla in termini cronologici anche l'arte viene dopo, nel senso che poi, come tu ben sai, ogni opera d'arte e ogni libro si iscrive in un percorso storico anche in maniera critica rispetto a tutto quello che è stato detto e fatto prima. Quindi anche da quel punto di vista lì, volendola vedere, e come dicevo prima, ci sono al tempo stesso stati molti autori che in maniera autoconsapevole, quindi lasciando stare l'opera d'arte come evento critico rispetto al prima, ma che in maniera consapevole sono riusciti a fare della critica d'arte, vera arte. Allora prima ad esempio citavo Krauss a tutti gli effetti è riuscito a fare una cosa che non è assolutamente secondaria a nulla, anzi forse ed era consapevolmente. Siamo sicuri che Krauss non sia secondaria a nulla? Secondo me è secondaria rispetto a Cindy Sherman, per fortuna. Nel senso che lo vedi di livello più basso? No, io dico secondario, nel senso senza Cindy Sherman quel testo di Oswald Krauss non esisterebbe. Karl Kraus. O ad esempio, scusate, porto un ultimo esempio, prendiamo una figura come Longhi, no? di uno storico dell'arte, ad esempio, ma che ha raggiunto un livello talmente alto di scrittura da riuscire a diventare forse uno delle persone maggiormente influenti per tutti gli scrittori, per quasi tutti gli scrittori, per buona parte, per alcuni dei più importanti scrittori del secondo novecento italiano, no? Quindi quando Pasolini all'interno di Petrolio fa questa lista di autori, c'è Joyce e c'è anche Longhi, lo stesso è stato per Arbasino o per Untestori. Quindi anche da questo voglio sancire un'inferiorità di statuto, di grado, di importanza, di qualità. È una posteriorità che ha tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi del venire dopo, cioè reagisce, replica, risponde.
Questo è una vitalità, naturalmente questo significa nella biografia di molti critici l'incapacità di scrivere in proprio. Non so, nell'archeologia di De Benedetti e di Contini c'è una vocazione di scrittori mancati, questo bisogna anche dirlo, insomma, così come mi pare anche in alcuni critici d'arte di artisti mancati, no? Questo perché non dirlo? O semplicemente di persone che hanno fatto un percorso diverso. Questo però, ancora una volta, non va vissuto come come una tabe ereditaria o una ferita narcisistica, ma semplicemente come qualcosa che caratterizza la scrittura e la prospettiva di un critico rispetto a quella di un artista. Poi ci sono appunto critici che sono stati anche artisti, tu hai citato Longhi, io citavo Villa, sono due grandi scrittori, certo, tout court. Però, ripeto, c'è una differenza di statuto nella scrittura di Longhi che non lo rende Gadda. Gli assomiglia per tanti versi, ma non è Gadda. Questo è uno svantaggio, ma è anche un vantaggio da molti punti di vista. E noi dobbiamo riconoscere questa differenza. Secondo me è vitale. Poi ci sono dei casi, Villa si vantava, come Achille poco fa, di scritture in risposta a opere d'arte che sono talmente brillanti e talmente inventive, talmente efficaci dal punto di vista retorico, che poi possono essere riutilizzate per un altro artista. Ma qui si entra, diciamo, in un campo che è più quello della deontologia professionale che non... Sì. Volevo... Al di là delle domande erano anche delle riflessioni, perché tra questa mattina e oggi pomeriggio, a mio avviso, sono ricorse tante parole chiavi, e poi è una domanda a cui ha anticipato già la risposta a Stefano, però io ve le pongo proprio per riflettere un attimo insieme. La cosa che mi ha colpito è che è stata sempre fatta questa osservazione sulle generazioni, che sembra un po' che vada un po' di pari passo con quello che adesso succede anche politicamente, no? I giovani che vogliono scalzare i vecchi, i pensionati, sì, infatti io parlo di qua, siamo qui, non faccio un confronto internazionale. E questa cosa mi ha colpito perché sembra che in qualche maniera ci sia la volontà di scalzare, ma nello stesso momento poi, andando anche a negare la storia, cioè nel senso, mentre prima si diceva che era una libertà storica quella di non avere una cronologia, automaticamente però la si vuole scalzare negando la generazione precedente per affermare a confronto una nuova generazione. Questa cosa mi ha colpito perché lo vediamo in tutti i livelli, e ritrovarlo anche in un dibattito di arte mi ha colpito, insomma, no? Perché lo ritroviamo a livello politico, lo ritroviamo a livello sociale, a livello eccetera eccetera. Quindi questa cosa era il fatto della perché questa forte contraddizione di generazioni, cosa che a mio avviso non ci dovrebbe essere, no? Perché siamo comunque figli di, padri di, insomma, si continua in una, secondo me, in una linearità. L'altra cosa che mi ha colpito è stata appunto la parola tempo, è ricorsa in tante maniere. Questo fatto del tempo, il tempo però nello stesso momento la contraddizione del tempo, il tempo come occhio, però il tempo di fare, il tempo di correre, il tempo di stringere, non c'è tempo, mi sembrava sempre che dicevamo il coniglio bianco di Alice, non c'è tempo, però poi viene esaltato chi ha il tempo, eppure questa cosa mi ha abbastanza colpito, come mi ha colpito il fatto della critica, tra virgolette, della mostra fatta da Celant, no? Indubbiamente tutto giusto. E io mi domandavo, come mai, se si rivede che, insomma, ecco, adesso fanno Roma città aperta, tutto va bene, è restaurato dopo 70 anni, va benissimo, se si ripropone una mostra, non lo so, a noi ci vengono i capelli dritti. L'unico nelle arti, le mostre sono l'unica cosa che non si ripetono, sono sempre spot. Mentre il cinema lo rivediamo anche dopo un secolo, un libro si rilegge, la mostra no. Questa cosa mi colpiva, mi domandavo come mai la mostra non si rivede, come mai sembra sempre che sia una cosa relegata, una cosa fatta, basta, digerita, elaborata, non si può più ripetere. E l'altra cosa, infatti, quello della storia, mi riporto all'ultimo passaggio, quello della poesia, della rubrica. Automaticamente che succede? Che dimenticando la storia si rischia di ripetere sempre delle stesse cose, perché non entro nella critica, nella cosa della rivista, però ci sono state, non lo so, non le ho contate, ma quante mostre di artisti che mettevano le poesie o poeti che venivano chiamati
per raccontare con delle immagini. E quindi questo fatto che poi neghiamo la storia, la riprendiamo, ma nello stesso momento poi si rifanno cose che si sono sempre rifatte. Finisco qua. Grazie. Chi vuole rispondere? Provo, almeno due punti magari mi piacerebbe rispondere. Una è la questione generazionale, che effettivamente è venuta fuori molte volte, e condivido a livello teorico quello che hai detto, no? Anzi, io sono addirittura più estremo, forse a livello teorico vivo tutto in sincrono, ed è forse anche per quello che prima posso aver avuto una frizione rispetto a Cortellessa. Per me vive tutto come se fosse stato fatto solamente adesso, non mi interessa niente di chi è arrivato prima, di chi arriva dopo, è una cosa che non mi interessa minimamente, mi interessa solo il mio personale giudizio qualitativo che do di queste cose, quindi do solo un giudizio di migliore o peggiore, non di chi arriva prima e chi arriva dopo. Ma poi a livello pratico ti trovi a dover fare i conti con la realtà. Allora lì ti tornano utili anche cose come può essere la questione, ad esempio, generazionale, no? Ti dico una cosa, io con Davide, ma anche con ad esempio con Luca Cerizza, scazziamo continuamente, perché ad esempio per loro due è fondamentale questa cosa del rapporto con le generazioni precedenti, no? Ad esempio con figure di critici precedenti, con artisti precedenti, c'è questa cosa che invece io sinceramente non sento, o magari sì, mi interessa, ma mi interessa molto di meno, anche rispetto a quello che diceva prima Luca Lopinto. I suoi dialoghi mi piacciono tantissimo come forma anche di scrittura critica, di riflessione critica, ed ho lavorato anch'io moltissimo su questa tipologia di scrittura, anche con Davide, lo vedete anche all'interno di questi libri, abbiamo lavorato tantissimo su questa cosa da molti anni, però ad esempio io, a differenza di lui, lo faccio con le persone, con gli artisti coetanei miei, perché c'è questo problema di che poi alla fine è vero, cioè quando uno dice proviamo a parlare di quello che sta succedendo ora, uno gli dice ma sta cosa della generazione non funziona, no? Però funziona sempre in negativo, nel senso si parla sempre di quelli che sono venuti prima e poi alla fine degli artisti di oggi non se ne parla mai. Anche adesso abbiamo parlato di rapporto tra arte e letteratura, però ad esempio anche noi di nomi di scrittori di oggi non ne sono venuti fuori, quindi alla fine non esiste quando si parla di quelli vecchi, però poi esiste. Questo però diciamo dipende dal fatto che sono due cose molto distinte, la contemporaneità e la simultaneità. Tu stai parlando di due cose che sono molto diverse. La simultaneità è quella appunto di quelli che sono lì intorno a te. La contemporaneità è una costruzione culturale che fa, quando io sono l'editore di quei dialoghi su Doppio Zero, quindi diciamo, poi Luca dirà ovviamente la sua, però quei dialoghi sono esattamente un modo di costruire un'altra contemporaneità che include voci che erano state silenziate da quella simultaneità. Questo è il punto. Cioè, a me interessa una contemporaneità che si costruisce attivamente come un gesto critico. È questo che, non nego che tu abbia ragione, la tua opzione è perfettamente valida e lecita. Cioè, che tu abbia preferenza per un certo tipo di dialogo anziché con un altro. Del resto io stesso ho dialogato molto volentieri con i miei coetanei o con artisti di generazioni addirittura più giovani della mia, almeno quanto ho fatto con artisti diciamo più grandi. Però in realtà in tutte queste forme si tratta di fare una scelta e di costruire criticamente un'altra contemporaneità in ogni caso, anche scegliendo di parlare esclusivamente con i propri coetanei o con i propri compagni di strada generazionali, diciamo. No, è vero, però poi alla fine, scusate, solo un'ultima cosa, però poi alla fine non parlavo nemmeno tanto di media, una questione proprio generale statistica, ti ritrovi che lei ha pochissimi testi che sono stati scritti su di lei, non può non essere visto, e lei è solamente, non è perché è lei, cioè, io ho scritto. Lo so. Frequento il sistema dell'arte da 6-7 anni,
Cioè, io ho una produzione di lavori che segna 89, 88, ma io la prima mostra in una galleria l'ho fatta nel 2006, 2005, 2000. Cioè, tutto il lavoro mio precedente è un lavoro, poi il lavoro partecipavo e organizzavo appunto spazi, incontri, entravo diciamo nella camicia del curatore, passavo, non so, nella gonnella della gallerista e invitata a mostre di Gabriele Perretta, che già il titolo erano Laboratorio politico di fine secolo, Pour Artaud, Pour Bataille, cioè già cioè è il sistema proprio che non funziona, nel senso che quando si parla di università, quando si parla di istituzione, quell'unica istituzione che fa gruppo è la Chiesa. Cioè non c'è un'altra, prima cosa, non c'è un'altra istituzione che fa realmente gruppo e che ha tanti iscritti. Poi se partecipi ad altri tipi di gruppo, permettetemi, è per fare sesso, qualunque esso sia, dal tango al... cioè è per fare sesso. Quindi diciamo l'aspetto culturale proprio è molto lontano. E la cattiveria che volevo dire è che io comunque le cose che facevo prima di fare una mostra da Gian Gifonti, cioè io vivevo a Napoli, vivevo in Italia, e dopo Gian Gifonti sono stata scelta da Simsic per la Biennale di Berlino. È stato questo che mi ha dato un salto, come per dire, ma questo chi cazzo è scelta da Adam per la Biennale di Berlino, ma da dove esce fuori sta... capito questa, come dire, napoletana. Cioè la cattiveria è quella, non perché è rivolta a te, perché il sud è provinciale del nord, è il nord Italia è provinciale di un altro nord. Diciamo questo sistema di auto che ci tacciamo di cioè che ci sentiamo provinciali di sempre di qualcun altro, forse diciamo e ci mangiamo noi stessi, però basta. Forse... No, scusa, mi era venuta in mente una cosa anche un po' noiosa, ma che va detta, è che sta dicendo una cosa interessante che forse differenzia il mondo dell'arte dal mondo della letteratura, che quando dici che il critico viene dopo, per la letteratura forse avviene sempre, per l'arte forse no, perché se tu produci e non c'è il critico, non ne so che devi andare di pari passo, nel senso che se fai opere, come dice lei, ma non sei chiamato, non viene dopo perché è mancato prima. E questo forse è uno scalino fastidioso, ma reale, insomma, ecco, è un po' questo forse di differente, ecco. Perché spesso alle mostre le puoi fare solo se sei invitato, e questo è così, punto, ecco. Però, questo. Però c'è anche, scusami Fabio, il titolo lo pubblichi se l'editore mi ha scelto. Io non so se gli scrittori mandano dei capitoli a degli propri amici critici per fargli leggere, ma noi giustamente gli artisti ci chiedono: vieni in studio, sto facendo questo lavoro, sto facendo quest'altro.
perché anche nella natura stessa dell'opera d'arte. Non so se gli artisti, cioè se gli scrittori dicono: Cortellesta, ti mando due capitoli, come sono? Non lo so questo. Come sta andando? Esatto. Questa è una cosa che chiedono anche gli artisti, ed è una cosa bella, poi è piena anche di ambiguità, perché ti sto invitando perché veramente mi interessa il tuo parere, o sto invitando perché così tu intercetto delle informazioni che magari veicoli da altre parti, o non so. Volevo fare un salto indietro, no? Perché per me è importante, se no esco di qua e sto male, se non rispondo ad Antonio e a Daniela anche. Non capisco perché dovrebbe essere diventata inattuale, cioè non capisco cosa storicamente giustifica l'inattualità di un confronto scontro anche generazionale. Cioè io non mi spiego tanta parte della storia dell'arte del Novecento anche se non in termini di azione e reazione tra padri e figli in realtà. E prima c'era chi le monitoriva, a me va benissimo di tornare sul lavoro di Achille Monitoriva, però dal momento che per esempio io ho una malata, perversa predilizione per un medium specifico, non so, è la pittura, sono certo, non avrei mai il coraggio di dirglielo se fosse qui, spero sia andato via, non riuscirei a sostenere, è lo stesso, va bene, ma l'ho scritto anche in alcuni testi, che l'eredità della transavanguardia sia assolutamente letale, dannosa rispetto alla pittura che è venuta immediatamente dopo. Io sono certo, stracerto, che in questo senso parlo di una debolezza, anche di una necessità, e non so che cosa possa colmare questa incapacità di dialogo, che sarebbe benefico forse anche per Achille Bonitoliva sentirsi dire qualche volta o sentirsi raccontare la storia di ciò che è accaduto dopo, magari una storia minore, però che metterebbe radicalmente in discussione questioni che hanno a che fare con una maggiore o minore forte eredità. Nessuno di noi subisce l'eredità della transavanguardia supinamente, no, cioè, però invitiamo Achille e ci parliamo, credo, no? Parliamo più del 72, certo, esattamente. No, esattamente. E perché non succede mai? Perché non succede mai, Stefano, che in qualche modo che pur avendo gli strumenti, no? Perché non posso pensare che siamo tutti deboli e fragili, ovviamente no. Okay. Cioè quando lui parla della visibilità internazionale della transavanguardia, basta guardare, aprire il manuale Arte dal 1900, non, la transavanguardia, i 4 sta parlando, la transavanguardia non c'è, no, non lo so, ma qualcuno, ma va bene, mancano un sacco di roba, ma voglio dire, cioè, voglio solo dire che forse a volte fa anche bene dimostrare che dal presente non solo siamo in grado di recuperare cose minori, laterali, no? Riportarle a galla, ma anche forse guardarlo. Sì, ma non è la generazione, la funzione della critica è questa, ma non è legata alla generazione. Questa è la critica. Questa è la critica, se la esercito io, la esercita lui o chiunque altro, è un'opzione a cui sono, diciamo, qui destinatari siamo tutti. Non c'è in questo. Ci sono delle, cioè tutti gli altri sono sovradeterminati in una certa misura, ancor più la critica, ma questo è il funzionamento della cultura, insomma, cioè, un cambio paradigma avviene in questo senso. Quando Piscitelli diceva di questa contrapposizione come un gesto, sì, come un gesto avanguardistico in verità, che a noi fosse appartiene di meno, ma non vuol dire che allora, io almeno spero appunto, siamo critici parassiti o siamo critici archeologi o il nostro rapporto con la storia sia archeologico. No, ma infatti ero d'accordo con il tuo punto, perché è vero che quella rabbia e quella contrapposizione, sì, forse funziona più a livello politico adesso, un altro discorso della velocità è molto attuale a livello politico, no? Cioè sembra che adesso dobbiamo dell'urgenza e tutto va fatto in mezz'ora, perché robe che da 20 anni non si facevano erano fatte con tutti i rischi di un discorso democratico compiuto. Ma quindi quello che volevo chiudere, quel pensiero che aveva sollevato Stefano, che mi sembra interessante, appunto io spero che in questo esercizio di riscoperta, di studio, almeno dal mio punto di vista è così, non sia archeologico, c'è un grado anche di, se vogliamo, di romanticismo, addirittura di feticismo, ma anche negli artisti, cioè gli artisti della mia generazione
su questa cosa ci lavorano, no? Con un senso quasi, alle volte sì, rischia la necrofilia o rischia la citazione fino a se stessa, e noi forse anche rischiamo questo, ma io spero che in questo uscire da una contrapposizione generazionale avanguardista in un certo senso, da ring di pugilato, che tanto la loro generazione piaceva, no? Molto virile, come dire, molto, molto muscolare, ecco, invece riannodando questi fili, dove appunto magari ci vogliono tempi lunghi per mettere insieme quella cosa. Io spero che ci sia una possibilità che non è appunto di archeologia, ma è di dove poi appunto si usano strumenti diversi, o almeno questa è la mia. La mia possibilità. Posso chiarire, magari no, sono stata, io mi emoziono. Ero d'accordo col tuo punto, ah. su questo fatto che appunto non, io non lo sento questa cosa di dovere, ho le mie rabbie, ho le mie incazzature, ho le mie frustrazioni, ma il modello necessariamente dello scontro, no, per superare la generazione, per ammazzare il padre, boh, ormai i padri si comportano come i figli, quindi voglio dire che hanno atteggiamenti talmente io penso che gli artisti bisogna guardare appunto anche non partendo volendo, però guardare come diceva Barbara, cioè anche quello che c'è fuori, perché probabilmente un curatore ucraino non se lo chiede questo, cioè per lui è naturale. Quello che volevo dire appunto era che se prima c'era un sistema oggi ce n'è un altro, di base il concetto è quello, però è normale, poi non camminiamo sullo stesso filo, ce lo diciamo, però magari oggi, spendendo una parola per Achille Bonitoliva, magari io 25 anni fa, 30 anni fa ci lavoravo veramente contro, oggi non ci lavoro più contro, ma non perché io mi sono adattata al sistemino, mi vendo il quadretto e lui è diventato più caro, ma perché comunque lui rimane, capisco che nel tempo lui è rimasto un assassino, un ladro. No, ma poi il modo in cui... Questa cosa mi sta bene. Sì, no, ma poi anche il modo in cui lui forse ricostruisce a posteriori, voglio dire, una sua storia, anche c'è nell'intervista con Stefano, è molto coerente, cioè lui è arrivato a Avanguardia perché gli piaceva De Dominicis, Roberto Pisa, cioè voglio dire, da questo punto di vista forse è raccontata anche a posteriori, è proprio l'esempio di cui parlavo, no? di riannodare queste cose, usando strumenti diversi, quindi da questo punto di vista... È una scelta che fai sempre all'interno di un bacino immenso della storia. D'altronde noi siamo appunto siamo anche la generazione che va su Google e trova tutto lì, e quindi, e questo anche influenza molto la pratica degli artisti, appunto noi siamo al confine, no? Quindi quella visione della storia è una visione orizzontale dove tu peschi quella cosa, questi per l'altra, costruisci delle narrazioni, gli artisti fanno queste cose negli ultimi 10-15 anni, ci sono un sacco di pratiche del genere. E l'archivio, ma un archivio spero attivo, voglio dire, no? Non è l'archivio ottocentesco, ma è un archivio un po' più liquido, un po' con tutte le ambiguità e i rischi del caso, di questa storia anche continuamente crearsela, ricrearsela, inventarsela, con tutte le ambiguità e i rischi del caso, di riraccontare la storia, perché ognuno poi se la racconta un po' come vuole. No, volevo dire, solo rispetto a quello che veniva detto prima dello scontro generazionale, forse più che scontro generazionale, prima c'era uno scontro di ruoli, cioè veramente tra gli artisti e la critica, nel senso... E se pensiamo a Amalfi, quando c'era il convegno di tutti i giovani e non giovani storici dell'arte, rappresentanti proprio della critica, almeno 8 artisti giocavano a pallone davanti a loro, o la lettera di De Dominicis contro Achille quando ci fu il caso di Venezia, alla quadriennale di Roma con Filiberto Menna, al convegno con Emilio Prini che rispondeva ai critici suonando il sax, mentre oggi, ecco, forse questo, sì, appunto, solo per fare gli esempi, forse oggi questo è forse c'è di meno, no? C'è una piattezza, forse nel mondo ma perché il mondo dell'arte è una specie anche di porto franco, no? Ci sono troppe persone, tutto è eccessivo, cioè
mentre noi il mondo della letteratura è comunque un mondo più di nicchia, di un certo tipo di... Ma non so se avevi finito. No. Allora, no, perché non ero io che volevo interrompere. No, io volevo solo dire una cosa, Daniela, quando prima tu dicevi siamo tutti figli di... Senz'altro, però credo che sia un po' più praticabile anche la scelta dei genitori, almeno in questa fase, e per quanto mi riguarda è stato un passaggio molto utile, cioè decidere di non essere figlia della generazione bonito-oliviana che insomma ti dice che avere un atteggiamento femminile nei confronti del rapporto con l'opera d'arte insomma è una sorta di espressione di debolezza, a me ancora mi girano le scatole, però come dire, non mi riconosco in quell'atteggiamento e quindi non lo riconosco come padre, ma non c'è neanche nessuna voglia di ucciderlo, cioè, magari lo scelgo da un'altra parte, il genitore col quale allearmi o fare più o meno a pugni. In questo senso la possibilità di agganciarsi ad altre tradizioni, ad altre linee di lettura critica, anche dei lavori, anche in qualche modo del ruolo dell'artista dentro la società o del linguaggio dell'artista dentro la società, per me sono state più fertili. Non avevo voglia di stare lì, insomma mi sembrava che si fossero presi a pugni a sufficienza, anzi mi sembra che continui in abbondanza questa pratica e quindi per carità, dire, va benissimo. Un'altra cosa che volevo dire, ecco, riguardo alla mostra celantiana, poi ognuno si prende i pezzi di discorso e si frantuma tutto, però anche quello secondo me era un modo abbastanza divertente per ammazzare il padre, cioè nel senso che questo fantasma zemaniano che è perennemente evocato per una volta era veramente appiccicato al muro, no? Cioè è stato ricostruito il corpo del delitto, in quello sono abbastanza d'accordo con quello che diceva, però è stato riletto come un testo. Ed è stato riletto come un testo a posteriori, cioè un testo perennemente evocato. Un testo pochissimo letto per la verità, perché poi anche tutto il lavoro di ricerca che è stato fatto è stato sulla ricostruzione storica di che cos'era stato, i due cataloghi, cioè tutta l'avventura assolutamente surreale di chi c'era, poi non c'era, le opere, le sdoganate, le presenti, eccetera. E quindi è stato fatto un lavoro di ricostruzione storica sulla mitologia quasi a questo punto. Io in quel senso l'ho trovato un lavoro interessante, non so dire se la mostra mi sia piaciuta, però anche prendersi il lusso di, come dire, rimettere in discussione alcuni miti intoccabili e rileggerli a partire da quelli che sono gli strumenti della contemporaneità mi sembra anche possibile, poi discutibile, viva Dio, cioè, e credo che una delle cose che mi sono sentita dire visitando quella mostra, che per me sono state istruttive, era che i più terrorizzati dall'ipotesi di rimettere in scena quella mostra non erano gli artisti che avevano partecipato, che erano per la stragrande maggioranza in verità abbastanza felici, cioè di ritirare fuori i lavori e rimetterli in mostra, erano piuttosto i critici, i curatori, eccetera, eccetera. Quindi, non lo so, per me era stato un passaggio particolarmente utile sul quale riflettere. Barbara, cioè per me quella mostra è stata veramente una situazione di grande fecondità e di grande possibilità di riflessione. La strada che Daniela, adesso non ci conosciamo ma ti chiamo così, indicava, ma perché non lavorare sul reenactment di mostre, per me è una strada estremamente utile da percorrere, perché una cosa è ricostruirle sul testo con i corredi fotografici di cui parlavo prima, una cosa è visitarle effettivamente nella loro successione di spazi, cioè io ho capito alcune cose anche delle gerarchie di valori all'epoca 69 in maniera icastica attraverso il percorrere quegli spazi, cioè l'assoluta per esempio forza della proposta dell'arte povera all'epoca, cosa che era lampante in quella mostra e che veniva di meno guardando invece le fotografie, testimonianze o cose di questo genere. Quindi per me è stata una situazione molto positiva e anche lucidamente condotta, anche
anche con l'autocritica che in un certo senso poi Ceylan ha fatto certamente ad usum Delfini nel testo introduttivo ripercorrendo, però non dobbiamo assolutamente bollare queste operazioni come operazioni inutili, per me no, sono operazioni da forte spessore storico. E una cosa che volevo dirti è che io trovo che configgano un po' questi due punti che tu portavi avanti, cioè da una parte quello che Stefano ha definito come simultaneità, cioè il vivere il presente con gli artisti in stretta sincronia di condivisione di generazioni, di tempi, eccetera, il che ti porta anche a questa sorta di diaspora tua nella mobilità, e l'altro termine invece di cui parlavi, a cui devi aspirare, della dimensione dell'ozium, perché simultaneità e vivere in sincronia ed ozium poi vengono effettivamente a contrastarsi, a negarsi uno con l'altro, perché proprio nell'ozium tu, cioè quando parlavi di questa dimensione di un tempo che abbia una maggiore dilatazione, una maggiore possibilità di condivisione, perché proprio in questo tempo tu riscopri la lunga durata, riscopri le radici, riscopri l'importanza risuscitare, no, tramite il meccanismo delle immagini dialettiche di cui si parlava a Beniaminiano, le contemporaneità con situazioni passate, cioè trovo che forse queste due prospettive comportamentali vengano un po' a escludere, a far soffrire l'una con l'altra, così te lo dico. No, per niente, parlo proprio di prossimità fisica come simultaneità, poi utilizziamo un po' le parole che volete voi, non c'è nessun tipo di... È ovvio che poi nel momento stesso in cui ti recuperi, appunto come dici tu, un momento di riflessione, è ovvio che io non vivo in un totale cancellazione di quello che c'è stato dietro di me, anch'io... Ho dei padri, ma non me ne frega assolutamente niente di loro. Però parlo proprio di questa contiguità fisica necessaria per riuscire ad andare a fondo alle cose. Anche quando parlo con loro, rispetto anche al lavoro che facciamo noi, sì, anch'io trovo interessante recuperare magari la Lonzi o magari altre figure dal Gisalugli, cose particolari. Ma poi in fin dei conti noi, visto il mestiere che facciamo, vogliamo essere onesti, cosa ci permetterà a noi in queste sedie, magari tu hai un profilo più accademico un pochino diverso, ma noi se lasceremo un'impronta in base a quello che abbiamo fatto con le persone che più o meno hanno la nostra età. Quindi Luca, io a volte glielo dico, e dico l'impronta che tu lascerai non sarà quello che tu hai fatto su Salerno o quello che tu puoi aver fatto con Sargentini, ma saranno i testi che lui ha scritto su Perrone o che lui ha scritto su tantissimi altri artisti della sua generazione. I conti tra 100 anni saranno fatti con quelle persone lì. Allora, o cambiamo mestiere o scendiamo a patti con questa cosa. E lo stesso Cortellessa se lascerà un'impronta in futuro, come io credo, non sarà per il suo lavoro sul passato, ma su quello che ha fatto e scritto con le persone con cui è stato al bar insieme, insomma. Ma io non sono d'accordo, no, ma per un semplice motivo che, cioè, prima in qualche misura lodavamo Achille per la sua capacità di essere in sintonia, in sincronia, anche aneddotica, appunto esistenziale, con determinati artisti, ed essere rimasto, a dispetto dello stentato cinismo, molto fedele a questi artisti. Però contemporaneamente lui faceva appunto il lavoro sulla citazione deviata e sul manierismo, cioè è la pratica dell'anacronismo. Poi l'abbiamo potuta teorizzare da un certo momento in avanti lavorando su Beniamin, però in realtà gli studiosi e i critici non sono, cioè, credo che sia quello che tu stai disegnando un po' una contrapposizione tra studioso e critico. Oggi, per esempio, ci sono determinate figure nel mondo della letteratura che delimitano queste due partizioni. Per esempio, stamattina ho definito Lavaggetto forse il maggior critico letterario italiano, e per un altro critico molto noto, di cui non farò il nome, Lavaggetto non è un critico perché non si occupa dei suoi coetanei. Secondo me è assurdo, cioè il lavoro dell'interpretazione che fa Lavaggetto su Svevo, su Saba o su Proust, su chi volete voi, è un lavoro strettamente contemporaneo nel senso anacronistico del termine. Probabilmente si possono fare esempi più calzanti, però la
capacità, la volontà di essere anfibi, centauri in questo è parte integrante dell'atteggiamento modernista e ancora di più postmodernista. È ovvio che un critico deve avere una base teorica da cui partire, ma secondo te Bonito Oliva passerà alla storia per la transavanguardia o per il suo procedimento di riflessione su quello che è accaduto prima di lui? Secondo me per le due cose insieme, e comunque se devo pensare a una cosa fondamentale è il lavoro espositivo su contemporanea e su vitalità del negativo, e questa è anche la spiegazione del perché ce l'abbia al di là della rivalità personale con il reenactment della mostra di Zeman fatto da Celant. Okay. Perché no, la prima cosa che ha detto, dice, quella mostra aveva un senso in Svizzera, a Venezia un senso diverso, cioè il lavoro che ha fatto Achille poi dopo ha fatto cose molto diverse, ma in quella fase lì, all'inizio degli anni 70, era un lavoro site specific, prima ancora che forse si usasse questo termine, cioè quella mostra aveva un senso perché era nel sotterraneo del cosa di Piazza Borghese, e non avrebbe avuto senso farla, che ne so, al Palazzo delle Esposizioni, perché era pensata appunto come una immersione, eccetera, eccetera. Allora, questi aspetti prossemici, teatrali, drammaturgici, lui ha citato appunto il Teatro delle Mostre, che è un'esperienza che è venuta prima di lui, molto, molto importante e molto interessante, sono fondamentali proprio per lo spazio dove si attuano. Quindi io sono favorevolissimo a tutte le forme di reenactment, di riesplorazione, ma se il luogo, non lo so perché non ho visto la cosa di Venezia, ma se il luogo dove era stata fatta originariamente la mostra di Zeman aveva un significato culturale, e credo proprio di sì, perché c'è tutta la radice del Monte Verità, dell'atteggiamento libertario, eccetera, eccetera, farlo alla Biennale in un aveva contesto... Aveva senso anche il modo in cui quei lavori erano stati fatti, cioè per quello che ne so venivano lì senza niente, molti lavori erano stati fermati alla dogana, tra l'altro, quindi c'è tutta una seconda, un'attitudine che forse non è mai stata vista, venivano lì, andavano a prendere un po' di vetro, un po' di cose, scavavano una cosa, cioè da questo punto di vista sono d'accordo con Bonito Oliva che su quella mostra l'esercizio del reenactment è veramente un po'... perché manca tutte quelle, oltre che le condizioni dello spazio, forse lo spazio infatti era limitatissimo ai tempi ed era strano adesso, erano proprio le condizioni di produzione di quel tipo di opere lì. Ma al di là, volevo, scusa, solo chiudere ancora su questa cosa del rapporto con la storia. Io spero che gli artisti, voglio dire, gli artisti di 80 anni parlino anche, o di 400 anni fa, possano ancora parlare adesso. Allora, adesso ancora un caso personale. L'anno scorso scrissi un testo abbastanza lungo su Gianfranco Baruchello su Freeze, forse una delle prime presentazioni almeno per la nostra generazione. Insomma, io credo che nel suo lavoro incontri delle cose che altre generazioni non riuscivano a guardare, ma io ad esempio ci guardo internet, ci vedo un modo di connettere, di fare una mappatura del mondo in un modo che adesso noi riusciamo a guardare, ad esempio la dimensione narrativa, che a quei tempi era completamente vista come che è molto forte nel suo lavoro, adesso la guardi con altri occhi. Allora, c'è un modo e modo di lavorare sulla storia. Io spero, appunto, e forse è quello che diceva Stefano, che non facciamo gli archeologi, ma facciamo, non lo so. Io devo avviarci, diciamo, alla chiusura. Una parola di riassunto, diciamo. A me, diciamo, a parte questa interessante discussione che, come vedete, ci appassiona in tutti, evidentemente è un tema centrale, però c'è un tema che è stato, diciamo, sollevato anche da Maria Grazia Messina, insomma, da Andrea, da Emanuele Trevi, che è quello degli strumenti e la metodologia. Per evitare che vengano pronunciate sentenze vere e proprie, dismissioni, liquidazioni, come purtroppo abbiamo ascoltato stamane da Michele Dantini, appunto, che ci leggeva un passo, insomma, di violenta polemica e di vera e propria, appunto, liquidazione della pratica critica sulla contemporaneità a livello accademico ma anche a livello culturale, cioè si trattava proprio di un giudizio tagliente e del tutto negativo, e quindi, diciamo, di identificare la missione della cultura sostanzialmente con una missione di conservazione e trasmissione di ciò che è stato e non di interpretazione di ciò che deve ancora essere o può essere. Ecco, io penso che il punto, diciamo, sul quale probabilmente siamo tutti d'accordo, noi qui e voi in platea, è che l'opposizione tra una storia come pura archeologia e una critica come puro presente è una opposizione che non esiste nella realtà. Tutta la storia è anche critica,
è presa di posizione e volontà di trasformazione del presente, ogni istanza che noi avanziamo sulla nostra contemporaneità, sulla nostra attualità, non può che essere anacronica, cioè non può che nutrirsi della lunga durata della cultura. Credo che in questo, diciamo, se possibile, non voglio finire con una parola, diciamo, tipicamente cattolica di speranza, però possiamo dire, diciamo, che do un bacio alla Piscitelli in diretta, così, così siamo tutti contenti. Grazie di aver partecipato, ancora grazie alla Quadriennale per averci ospitati, e tutte le nostre discussioni, anche le carel, sono state registrate, quindi saremo inchiodati, come dire, caso di dire, a questa registrazione, che però credo tra qualche giorno sarà, per chi volesse, diciamo, disponibile poi anche su internet. Grazie anche a nome di dei miei come siamo stati chiamati, co-curatori, per la vostra attenzione. E niente, il libro di cui si è parlato, cioè Sentimiento Nuevo, che raccoglie per la prima volta una serie di testi sull'arte degli ultimi 20 anni, ce n'è qualche copia in vendita, per cui se qualcuno volesse, diciamo, fosse interessato, può trovarlo sul banchetto che è qui all'ingresso. Grazie.